Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo mezzogiorno, per questo giovedì 17 giugno. Ci ha già raggiunto in studio il sindaco di Preganzola, Paolo Galeano. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. Rimarrà con noi per molto, perché ci sono tanti temi da affrontare. Parleremo della ripartenza in generale, non solo dell'economia ma anche dei comuni, come si stanno organizzando in questo momento particolarmente delicato, che è fatto di entusiasmo da un lato ma di tanti interrogativi dall'altro. Quindi faremo il punto di Preganzola, ma poi ci collegheremo anche con altri sindaci del territorio, come il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Ceresera. Faremo anche il punto, se vogliamo, scientifico sanitario sul virus, perché continuano a rincorrersi tantissime informazioni non sempre univoche, e questo crea un certo caos. Quindi si collegherà fra poco anche il professor Massimo Guerriero, epidemiologo dell'Università di Verona. Faremo poi anche il punto economico con le categorie. Insomma, una cavalcata come ogni giorno, e con un occhio in particolare a quanto sta succedendo a Roma, perché oggi è una giornata importante con il governatore Luca Zaia, che incontrerà il presidente Mattarella accanto al CIO, al Comitato Olimpico, per parlare ovviamente dell'evento del 2006, ma sappiamo che sul tavolo c'è anche la questione della CC di Mello, uno stabilimento che va salvato, e ci sarà un incontro anche qui tra Zaia e il ministro Giorgetti. Ovviamente a Belluno e non solo, l'attesa è molto alta. Vi daremo quindi tutti gli aggiornamenti, ma io direi di cominciare dalla cronaca, perché è stata una mattinata particolarmente ricca di eventi. Il primo all'Arcella, siamo sul Padovano, perché un condominio è stato evacuato ed è stato addirittura bloccato il tram, ma ci fa il punto aggiornato la nostra Valentina Visentini. Il servizio. Di fumo nero visibile da tutta Padova. Un incendio questa mattina è divampato in un appartamento massardato di un condominio di via Tiziano Aspetti, nel popoloso quartiere dell'Arcella. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno subito portato in salvo i residenti dello stabile. Due persone sono state portate in ospedale per una leggera intossicazione dovuta ai fumi inalati. Ci sono volute ore prima che lo stabile fosse completamente sgomberato. Durante lo spegnimento del rogo, infatti, i pompieri si sono accorti che in un appartamento dormivano tre stranieri che non si erano accorti delle fiamme e del fumo. Sono ancora in corso le cause di accertamento. Forse il rogo è stato provocato da un cortocircuito e le fiamme hanno attecchito rapidamente, visto che il soffitto della mansarda è in legno. A metà mattina lo stabile è stato dichiarato inagibile. Le 12 famiglie evacuate dovranno essere ricollocate in strutture temporanee. Le operazioni di soccorso e di spegnimento dell'incendio hanno paralizzato il traffico dell'Arcella, bloccando il tram. L'alimentazione elettrica del mezzo è stata disabilitata per garantire maggiore sicurezza agli operatori. Sul posto anche il vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi. Per fortuna i vigili del fuoco hanno spento immediatamente l'incendio. Abbiamo un po' di problemi di viabilità, perché via Tiziana Aspetti adesso è chiusa, e stiamo verificando da una parte le condizioni delle famiglie, che non possono utilizzare gli appartamenti, ma dall'altro anche facendo i controlli per capire eventuali situazioni di irregolarità. Sono i primi momenti, e quindi queste sono le fasi di verifica dell'accaduto. Questo il vice sindaco Micalizzi. Se ci sono aggiornamenti ci collegheremo con Valentina Visentina da Padova, ma la cronaca ci porta anche nel Trevigiano, a Maserra, per un incidente che si è verificato questa mattina alle 8.30 in via Collalto. A restare ferito un operatore di Contarina che era impegnato nello svuotamento di alcuni bidoncini. Improvvisamente il mezzo si è messo in movimento e ha investito il malcapitato, che
che ha tentato di scansarsi inutilmente. L'uomo ha riportato una seria frattura a una gamba. In via Collalto sono intervenuti i medici e gli infermieri del SUEM 118 con elicottero, ambulanza e automedica sul posto. Per i rilievi di legge è intervenuta anche la polizia locale di Masera a provocare l'incidente. Si ipotizza in questo momento forse il mancato inserimento del freno a mano. La strada in cui l'addetto si trovava pendeva infatti leggermente. Sul posto anche lo Spisal. Avremo maggiori dettagli nelle prossime ore. Si registra una tragedia a Caorle, alla Brussa. Stamattina, prima delle 10, un uomo si è sentito male in un parcheggio. Il velivolo del SUEM ha sorvolato così il veneziano per raggiungere la Brussa, che è una spiaggia particolarmente ardua da avvicinare via terra. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto per rianimarlo, ma non c'è stato davvero nulla da fare. Si tratta di un uomo di 59 anni del Friuli, è morto tra le braccia del cognato. L'elicottero è così rientrato vuoto sul posto, ci sono ancora i carabinieri. E la cronaca ci tiene ancora nel veneziano, perché ci sono stati dei disagi importanti questa mattina lungo i binari tra Venezia e Mestre per due persone che camminavano, non si sa ancora per quale motivo, proprio lungo i binari. Hanno bloccato così la normale circolazione dei treni. Macchinisti del treno regionale diretto a Belluno e dell'Intercity per Roma se li sono trovati davanti e hanno dovuto interrompere la corsa con i convogli. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto. Per un'ora ci sono stati disagi lungo tutta l'arteria ferroviaria, compreso anche Preganziol, sindaco. C'è poi un altro aggiornamento di cronaca che arriva dal Vicentino, perché sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza due coniugi, imprenditori della Valle dell'Agno e amministratori di quattro società in fallimento. Le accuse alla coppia vanno dalla bancarotta fraudolenta l'evasione fiscale per ben 900.000 euro fino all'autoriciclaggio. I finanzieri nell'ambito dell'indagine hanno anche effettuato diverse perquisizioni nelle sedi delle società coinvolte tra Padova e Vicenza. Anche qui maggiori dettagli nel corso della giornata. Poi i temi dell'attualità, i temi della politica, lo possiamo vedere anche dall'ANSA, perché è appena stata battuta una dichiarazione del ministro Di Maio. Il governo punta lo stop delle mascherine all'aperto. È questo di fatto il trend del momento, l'argomento di queste ore. Questa mattina si era pronunciato in merito il leader della Lega Salvini e poco dopo si è espresso anche il ministro Di Maio, perché quello che sta succedendo in Europa lo sappiamo. La Francia per esempio ha allentato le restrizioni, proprio l'utilizzo delle mascherine all'aperto. Si parla di una data, quella del 15 luglio, ma per l'appunto Salvini vorrebbe anticipare al 1° di luglio la discussione aperta, così come è aperta anche la discussione sulla proroga dello stato di emergenza in scadenza il prossimo 31 luglio. Anche qui fuoco e fulmini all'interno delle forze di maggioranza. Sindaco, cominciamo da qui, cominciamo dall'attualità. Lei è favorevole o contrario a questo? All'abolizione dell'uso delle mascherine all'aperto, come la vede questa partita? La vedo che mi sembra che ci siano i presupposti, e dalle dichiarazioni che si leggevano in questi giorni sui giornali mi sembra alla fine di trovare una sorta di convergenza fra le varie voci politiche, che ci siano i presupposti per arrivare a questo allentamento di questa regola e quindi la possibilità di girare all'aperto senza la mascherina. Penso che, ripeto, ci siano i presupposti per arrivarci qui fra 15-20 giorni. L'auspicio che ho è quello che su queste discussioni si possa lavorare di comune intento per le buone soluzioni per cittadini e non per fare campagna elettorale, perché io penso che altrimenti rischiamo solo di fare confusione e di seppellire poi le informazioni necessarie che vengono coperte dalla bagarre che viene costruita dai personaggi politici di richiamo. Quindi ripeto, spero vivamente che questi segnali di normalità arrivino, penso che ci siano i
presupposti, dall'altra parte spero e confido che ci sia la volontà di tutti di fare un passo consapevole e cosciente verso una comunicazione che aiuti tutte le persone ad affrontare serenamente. Le difficoltà già ci sono, l'abbiamo visto con i vaccini, la confusione che è emersa con AstraZeneca e altre cose, e quindi penso che o ci aiutiamo tutti o davvero le difficoltà aumentano rispetto a quelle che potrebbero essere, quelli che potrebbero essere i benefici. E idem vale per la questione della proroga del termine sull'emergenza, nel senso che comprendo la volontà di accelerare il più possibile il ritorno alla normalità, dall'altra parte non mi sembrano neanche così insensate le valutazioni di Draghi, che dice guardate che c'è bisogno di valutare alcune situazioni, il prolungarsi la campagna vaccinale per il ritardo dell'arrivo di alcune dosi, il rientro dalle vacanze con alcuni possibili focolai che possono scoppiare, per intervenire in maniera flessibile e veloce su tutta una serie di possibili nuovi focolai o nuovi piccoli problemi da contenere subito. Quindi ripeto, spero che la discussione sia serena e sui temi al di là della volontà di prendere un po' di consenso dai gruppi di turno. Da questo punto di vista gli amministratori sembrano molto più coesi di ogni parte politica, gli amministratori da destra a sinistra sembrano molto più coesi su queste tematiche dei rispettivi rappresentanti politici. C'è uno spirito diverso probabilmente. Sì, lo abbiamo registrato in questi mesi e secondo me è un dato di fatto, come diceva lei. È legittimo e giusto, anzi doveroso, che ci siano le discussioni prima di prendere le decisioni, ma una volta che le decisioni sono state prese da parte di tutti gli amministratori, a prescindere dal colore politico a cui appartengono, c'è sempre stata la volontà poi di aderire a quella che è la decisione presa dalla maggioranza, se non è stata presa all'unanimità. L'abbiamo visto nelle conferenze dei sindaci, nei gruppi insomma che si sono formati per la gestione delle varie problematiche, e penso che sia un atteggiamento di responsabilità che alla fine paga, non perché deve tornare in termini di consenso, ma per il benessere, per il bene dei nostri territori, e la gente lo riconosce. Che ci sia questa condivisione, comunione di intenti, lo descrive benissimo questa foto che lei ha postato su Facebook poche ore fa. Lei è appunto accanto al sindaco Davide Bortolato di Mogliano, che salutiamo, anche lui è spesso nostro ospite. Quindi lei PD, lui Lega, da questo punto di vista vi siete ritrovati, immagino casualmente. Assolutamente casualmente. L'appuntamento è 12.51 e 12.54, ci siamo trovati lì e quindi... Al centro vaccinale di Villorba. Villorba, sì. Com'è andata? Beh, c'era parecchia gente, era lunedì, quindi rispetto ad altri momenti era prevedibile anche. L'afflusso era importante, ma nel giro di un quarto d'ora di ritardo rispetto al tempo inizialmente previsto, stabilito, abbiamo svolto le nostre operazioni. Quindi sì, l'organizzazione, come hanno già scritto tutte le persone che solitamente pubblicano poi il report del loro momento vaccinale, è effettivamente ottima. Quindi anche quel giorno lì non ci sono registrate nessun tipo di problematiche. Mi è piaciuto il post, mi hanno detto parole perché non ho fatto anch'io il post al momento della vaccinazione. Allora eccolo qui con l'unica foto che ritrae quel momento, quindi anche lei alla fine ha dovuto in qualche modo adempiere alla regola del social. Esatto, non hai fatto il vaccino, se gli faccio lunedì, ma non hai fatto la foto come tutti. Su sollecitazione di un amico che era nel frattempo in contatto, ho detto ma dai, ma fatevi i selfie visto che siete trovati insieme. Allora, quella è l'unica foto che siamo fatti, era prima della vaccinazione, e quindi vabbè, dopo con l'autorizzazione di Davide ho pubblicato insomma la foto un po' scherzosamente, ma poi penso che comunque alla fine possa essere comunque un messaggio da un punto di vista soggettivo, ovviamente non pretendo di dare soluzioni per tutti quanti, ma la mia scelta è stata questa e vabbè, era giusto forse anche comunicarlo. E i fatti valgono più delle parole, più di mille appelli probabilmente. Leading by example è una frase che mi piace molto, cioè poche parole e parlare con i fatti. Anche quelli sono ovviamente commentabili, non è detto che si debba essere tutti d'accordo, ci mancherebbe. Io credo a questa scelta in maniera forte e come ho detto lì, prima che per una tutela personale, per rispetto e dovere nei confronti di una comunità, di chi ha studiato, di chi si è arrabattato in maniera importante in questo anno e mezzo per provare a trovare delle soluzioni secondo me significative per l'umanità, e i dati penso sulla pandemia lo stiano confermando in maniera chiara, e quindi alla scienza deve essere dato il giusto tributo e alle altre
altre persone il giusto rispetto. E quindi, ripeto, questa è stata la mia scelta e penso anche che sia giusto sottolineare. E come li vede i suoi concittadini da questo punto di vista? Sono informati, sensibilizzati, sono perplessi, dubbiosi? Qual è il sentimento prevalente in questa fase? Allora, come dicevo prima, una parte della confusione creata, no, a livello comunicativo destabilizza un po' tutti, persone informate o non informate, istituzioni o non istituzioni, quindi AstraZeneca prima sì poi no, chiaro che queste cose non fanno bene. Ho sentito però anche alcune persone di scienza che hanno sempre affrontato con molta trasparenza, dicendo che siamo ovviamente in un periodo in cui molto velocemente alcune non hanno risposte assolute e sicuramente giuste, no? Stanno andando anche per tentativi in alcune situazioni, però al netto di questo le percentuali sulle persone vaccinate, sulle persone che rispettano le regole sono assolutamente maggiori rispetto alle persone che invece si discostano. I motivi possono essere tanti, però io penso che sia un segnale positivo. È chiaro che poi, come si dice, no, fa molto più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce, e quindi magari quegli esempi di persone che vogliono discostarsi dalle scelte che invece la maggioranza sta prendendo fanno molto più rumore, molto più clamore. Però diciamo, Preganzioli ha questa fortuna di rispettare molto spesso la media nazionale nelle statistiche che ci sono, quindi fortuna nel senso che dà prevedibilità, no, per certi versi sullo svolgimento di alcune dinamiche, e quindi anche su questo fronte diciamo che le percentuali di copertura vaccinale rispetto alle regole sono quelle che si registrano un po' genericamente. Non ci sono percentuali, perché in alcuni territori ci sono più vocali, ci sono più Novax. No, abbiamo i gruppi, abbiamo dei gruppi anche noi e le persone che si fanno sentire, come è stato insomma in tutti questi mesi, anche prima, però la stragrande maggioranza ha deciso insomma di aderire alle proposte fatte sia in termini di vaccino che di rispetto alle regole. Io mi sento anche di ringraziarli, insomma, perché poi, ripeto, se siamo a questi numeri, a questa situazione, io penso che sia grazie al contributo dei più che hanno fatto del loro meglio per arrivare appunto a questa situazione. Quindi un ringraziamento alla responsabilità, certo, diciamo, della maggioranza, perché certo, questo va sottolineato, prima con le mascherine quando era necessario, adesso con la vaccinazione. Con i vaccini. Allora, abbiamo qualche istante di pubblicità, poi rientriamo e ci raggiunge Massimo Guerriero, l'epidemiologo dell'Università di Verona. Facciamo un po' il punto scientifico di tutti questi argomenti. Vogliamo capire se questa variante Delta ci dobbiamo preoccupare, non ci dobbiamo preoccupare, e soprattutto il caos sui richiami. Come lo risolviamo? A fra poco. Di nuovo in studio con noi c'è sempre il sindaco di Preganzioli, Paolo Galeano. Stiamo facendo un po' il punto dei vari temi di giornata, ma non possiamo prescindere ovviamente da quella che è anche la voce della scienza, perché come dicevamo all'inizio di questa diretta, ci sono tante indicazioni, ci sono tante voci. Noi ci fidiamo di quella di Massimo Guerriero, professore all'Università di Verona, biostatistico, epidemiologo. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, sono giorni abbastanza difficili questi anche per il mondo scientifico, perché come dicevo ci sono voci anche contrastanti, e diciamo che nelle ultime ore ci sono appunto conferme abbastanza nette da parte di AIFA, del CTS, di EMA, però probabilmente il danno è fatto soprattutto per quanto riguarda AstraZeneca, ma andrei per gradi, partirei dalla variante Delta di cui tanto si parla, quindi le chiedo che cos'è la variante Delta, in che cosa si distingue dalla variante indiana, e poi partiamo dalla situazione del Regno Unito, perché il Regno Unito può darci delle indicazioni utili su quella che può essere l'epidemia e l'andamento dell'epidemia nel futuro anche prossimo. Prego, professore. Grazie. Ma in effetti il Regno Unito un pochino lo stiamo guardando con attenzione, perché
negli ultimi tempi sta anticipando quello che poi si registra in altre situazioni europee adesso vicino. Per cui questa variante indiana che è stata sequenziata, poi di fatto ne è stata trovata una sottospecie, se così possiamo dire in modo molto semplice, della stessa che è stata individuata con il nome Delta. Quindi è una variante, questa Delta, che assomiglia tantissimo alla, alla variante indiana. In effetti, se vedete, UK bene fa ad attenzionare la questione, perché il grafico in alto che indica il numero di casi attivi vede nella coda di destra, indicata dalla freccia rossa, un innalzamento del numero di casi. Se vedete, l'altezza di quelle colonnine sono molto contenute rispetto a quelle al centro del grafico, però bisogna in questo momento subito attenzionarsi nel caso in cui si dovesse passare, come è successo nel Regno Unito, da 800-1000 casi al giorno a 5-6000 casi al giorno, perché potrebbe essere anche un nuovo inizio che deve tassativamente a questo punto essere scongiurato. E qui siamo all'efficacia dei vaccini sulle diverse varianti. Anche questo è un tema che tra l'altro è stato affrontato martedì a Palazzo Balbi dallo stesso presidente di AIFA, Giorgio Palù. Prego, professore. Sì, ecco, questa slide ci fa vedere che comunque i vaccini largamente utilizzati stanno rispondendo alle varianti, all'inglese, che è quella insomma a più larga diffusione nel nostro paese. Sia Pfizer che Astra rispondono bene, Pfizer molto bene, ad onor del vero, ma anche sulla variante indiana Pfizer sta dando delle performance ancora molto buone. Astra è sempre un po' più basso, ma ci siamo abituati a questo. Questo per dire che ad oggi le varianti sono ancora tenute largamente sotto controllo dai vaccini, e quindi il messaggio di dover andare tutti a vaccinarsi torna sempre più alla ribalta, perché è un'arma fondamentale, imprescindibile nei confronti delle varianti. Professore, l'altra arma che abbiamo, chiudo velocemente, sì, dicendo, prego, che l'altra arma che abbiamo molto forte contro il virus la conosciamo già, ed è l'uso della mascherina, il distanziamento sociale e la detersione delle mani, perché se noi riuscissimo a mettere in atto queste tre situazioni tutti i giorni, tutti insieme, potremmo contrastare grandemente il vaccino, e il lockdown ce l'ha dimostrato. A proposito di questo suo appello, lei lo ribadisce sempre e fa bene, come valuta il dibattito politico che si è aperto e in queste ore è abbastanza accaldato attorno all'abolizione dell'uso della mascherina all'aperto, che è già un fatto in Francia? Ma ovviamente dobbiamo ragionare con i numeri che abbiamo a disposizione. In questo momento in Italia e segnatamente anche nel Veneto noi vediamo una circolazione del virus molto contenuta. Noi sappiamo ormai da dati scientifici certi che il contagio all'aperto ha una probabilità molto bassa, per cui mettendo insieme queste due informazioni con la terza, che è l'arrivo della bella stagione, ormai abbiamo capito che questo virus mostra un po' di debolezza nei confronti del caldo, e quindi mettendo insieme questi tre elementi va da sé che un uso più moderato della mascherina all'aperto, e cioè magari usandola solo in quelle situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento tra le persone in occasione di grandi assembramenti, in tutte le altre occasioni si potrebbe anche iniziare ad abbandonare l'uso del dispositivo. E questi sono i dati italiani. Questi che sono confermano i dati italiani, quanto lei sta dicendo. Quindi la diminuzione, sì, il trend certo, che continua a essere in diminuzione. Si vede ancora che le curve continuano a scendere, e il grafico sottostante che registra la mortalità è un grafico che finalmente fa vedere questa discesa verso lo zero. Cosa sta cambiando rispetto all'anno scorso? Nulla, nel senso che l'abbiamo già visto all'avvicinarsi dell'estate precedente questa situazione. Dobbiamo però mettere in campo tutte le azioni affinché settembre-ottobre siano dei mesi più normali rispetto a quelli vissuti in precedenza.
Appunto, e qua veniamo al concetto di normalità. Spesso facciamo fatica a ricordarci anche questa normalità, perché ormai il sindaco si parla spesso, si usano spesso questi termini, ma non sempre corrispondono al loro senso originario. Stiamo vivendo una normalità, sindaco. Secondo lei, in questo momento, che normalità è? Beh, allora, mi sembra evidente che non stiamo vivendo una normalità. L'altra sera sono stato ad una riunione a Casale e vedere la disciplina con cui le persone erano in coda distanziate nella scala che precedeva la sala faceva davvero, dava il senso, no? Come tante altre situazioni, di come è entrato dopo questo anno e mezzo nella testa di ciascuno di noi tutto un insieme di regole per cercare di contrastare, come diceva adesso il professore, la circolazione del virus, il distanziamento, la mascherina, l'igienizzazione delle mani, che nella grande maggioranza dei casi vediamo essere rispettate. Quindi sicuramente non la stiamo vivendo, e secondo me si è anche ormai insinuato in maniera abbastanza chiara in molti di noi che il termine normalità riferito a tutto un insieme di prassi, consuetudini che avevamo prima, probabilmente ce lo dimenticheremo, nel senso che i grandi spettacoli con assembramenti infiniti, tutta una serie di eventi o attività che prima facevamo con una certa disinvoltura, per un po' di tempo, adesso io non sono un esperto, ma magari sicuramente si parla di mesi, se non qualche anno, verranno svolti con tutta una serie di regole che si sono introdotte a causa della pandemia. Quindi normalità, secondo me, dovrebbe essere un termine in questo momento che ci dice di affrontare la vita con più serenità, senza la preoccupazione della possibilità di dover perdere la vita o subire grossi danni economici dalla circolazione del virus. E quindi se tutti rispettiamo un determinato insieme di regole, a questa normalità, appunto questa serenità, possiamo andare incontro. Altrimenti, cioè, prendere per normalità un semplice ritorno a quello che facevamo prima, penso anche di no. È dura. Basta vederlo anche con le riunioni, le opportunità che ci sono nel farle in presenza piuttosto che qualche volta utilizzare, certo, i sistemi con cui adesso è collegato il professore. Insomma, tante cose nuove possono anche essere delle opportunità per guardare diversamente al mondo di oggi e di domani. E quindi, insomma, a questa normalità preferisco in questo momento associare il termine di serenità. Serenità. Professore, lei è epidemiologo, ma anche, mi piace sottolineare, biostatistico, quindi lei studia proprio anche gli andamenti con parametri matematici. Questa normalità, questo, la vera normalità, quella a cui eravamo abituati fino a un anno e mezzo fa, due anni fa, in prospettiva, quando la ritroveremo, se la ritroveremo? Io credo che verosimilmente dovremmo attendere un anno e mezzo ancora, perché dobbiamo alzare l'asticella, nel senso che adesso, come dire, stiamo per chiudere la falla grossa, ma alzare l'asticella vuol dire che dovremmo attendere tutto l'anno prossimo per riuscire a vaccinare la gran parte del mondo, perché specie in questo mondo così globalizzato, in cui le persone si spostano velocemente, è chiaro che questa immunità di comunità, immunità di gregge a livello globale, deve essere poi l'obiettivo successivo, una volta bloccata la mortalità e l'accesso alle terapie intensive e la circolazione, la grande circolazione del virus nei paesi occidentali. Nei giorni scorsi la dirigente del Dipartimento di Prevenzione Regionale, la dottoressa Russo, dice al momento non ci sono conferme ufficiali per la terza dose, ma è abbastanza evidente che si va verso la terza dose, e poi non si può escludere in questo momento nemmeno la quarta, o comunque dei richiami come già avviene per altri virus. Lei condivide questa impostazione? Cosa dobbiamo aspettarci? Lei dà per scontata la terza dose? Sì, do per scontata la terza dose, praticamente certa, devo dire da statistico, e probabilmente anche una quarta dose. E questa probabilità di doverle fare sarà tanto più alta quanto più saranno le nuove varianti, perché questi vaccini dovranno essere corretti, se necessario, con riguardo
alle nuove varianti e poi essere nuovamente somministrati alla popolazione, un po' quello che succede per il vaccino dell'influenza, né più né meno. Esatto, e poi appunto in autunno ci sarà anche questa sovrapposizione tra terza dose e vaccino anti-influenzale. Lei come la vede? È possibile una sintesi? La scienza è pronta per studiare un unico vaccino, un vaccino universale, diciamo così, che mette insieme influenza e Covid? Se ne è parlato. Sì, se ne è parlato, se ne parla e i ricercatori immunologi stanno proprio studiando anche questo aspetto. Fintanto che non ci sarà un vaccino unico, è chiaro che entrambe le vaccinazioni dovranno essere prese in considerazione. Tenete conto che quest'anno in Italia non si è parlato di influenza, cioè tutte le misure che abbiamo messo in campo atte a contrastare il SARS-CoV-2 sono state tali, e quindi torno a dire l'uso della mascherina, il distanziamento e la detrazione delle mani, hanno fatto sì che non ci fosse nemmeno l'esplosione della solita influenza stagionale. Quindi dobbiamo riflettere molto su questo. Assolutamente. E tra l'altro proprio in questi secondi è arrivato il bollettino della Regione del Veneto sulle vaccinazioni. Sono state somministrate 46.619 dosi nelle ultime 24 ore, 25.000 più o meno le prime dosi, 21.000 cicli completati. Oggi, se non sbaglio, abbiamo scavallato la soglia dei 3.500.000 di veneti vaccinati perlomeno con la prima dose. È un ritmo giusto questo, Guerriero? È un buon ritmo, devo dire che sta crescendo e è cresciuto e sta rimanendo costante, ma dobbiamo dire in maniera molto chiara che essere vaccinati con la prima dose è un piccolo passo in avanti, non è un grande passo in avanti. Cioè le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e peraltro devono attendere 10-15 giorni per vedere l'effetto anche della prima dose, devono continuare a comportarsi come si comportavano, speriamo bene, prima di ricevere la prima dose di vaccino. Perché in UK, di cui parlavamo prima, abbiamo visto che la variante indiana, i primi 6.500 casi, circa 60-70% delle persone erano non vaccinate, ma c'era una quota non irrilevante del 20% circa di persone che si sono ammalate, cioè hanno contratto il virus pur avendo la prima dose di vaccino. Quindi la persona risulta essere schermata e protetta quando ha ricevuto la seconda dose di vaccino e quando sono trascorsi 10-15 giorni dalla seconda dose di vaccino. Quindi il dato importante è quello di vedere qual è il numero di persone vaccinate che hanno completato la seconda dose 15 giorni fa, per dire oggi quante persone sono protette. Questo è un concetto importante che le persone devono conoscere, quindi assoluta attenzione finché non sono trascorsi questi 10-15 giorni, sia dalla prima ma soprattutto della seconda dose. E senta, professore, le faccio un'ultima domanda, perché è anche questo il tema. Questi richiami, queste vaccinazioni eterologhe per gli under 60, diciamo che in Veneto tutto sommato il problema è meno sentito che altrove, perché già a fine marzo la regione in via precauzionale aveva stoppato le immunizzazioni per i soggetti sotto i 60 anni, però restano comunque 36.000 persone da vaccinare con vaccini diversi rispetto a quelli utilizzati nella prima fase. Noi nei giorni scorsi abbiamo fatto anche un sondaggio, abbiamo chiesto alle persone se si fidavano di questa vaccinazione eterologa. Quasi 9 su 10 hanno detto no, non ci fidiamo.
Beh, diciamo che questa è una risposta che ci saremmo attesi, ovviamente. C'è da dire che mescolare i vaccini vuol dire andare fuori protocollo rispetto agli studi che sono stati fatti, però sono stati pubblicati proprio in questi giorni dei lavori scientifici che ci avvertono circa il fatto che non ci sono conseguenze nell'andare a fare questa mescolanza di vaccini. Anzi, sembra che la risposta immunitaria sia superiore rispetto invece a somministrare sempre lo stesso vaccino. È chiaro che questi studi scientifici restano degli studi fatti in questo ultimo periodo per i bisogni che nascono giorno dopo giorno, perché l'abbiamo detto tantissime volte, è pochissimo tempo che ci stiamo confrontando con questo virus, per cui non possiamo far altro che giorno dopo giorno raccogliere dati, raccogliere informazioni e cercare di seguire la strada migliore, che vuol dire la strada meno pericolosa, meno rischiosa per le persone. Di più in questo momento non possiamo fare. Sindaco, ha delle domande per il professore, visto che lo sta seguendo con molta attenzione. Sì, le informazioni infatti sono state chiarissime. Come si accennava prima, forse dovremmo pensare di ingaggiare qualcuno che con così tanta chiarezza e comprensibilità esponesse le informazioni alla popolazione, ne gioverebbero tutti quanti. Più che domande, proprio perché le risposte sono state molto esaurienti e chiare, condividere una riflessione proprio su questa velocità con cui arrivare prima o poi al libera tutti. Leggevo nei giorni scorsi appunto degli esiti di un sondaggio fatti all'interno la popolazione, in cui si riscontrava che la popolazione più anziana era più favorevole per un veloce liberi tutti in mascherine, comportamenti e quant'altro, mentre in maniera abbastanza sorprendente sembrava che proprio la parte più giovane della popolazione volesse procedere con prudenza per non fare passi indietro e quindi fosse molto più aperta alla possibilità, disponibilità di dover protrarre tutta una serie di comportamenti, dalle mascherine al momento del bisogno a l'igienizzazione e distanziamento, proprio per non tornare a fare passi indietro. E questa è una cosa che secondo me era da condividere, perché sì, spesso in questi mesi, a volte a torto, anzi spesso a torto, i giovani sono stati demonizzati, no? Per tutta una serie di comportamenti, e vedere come emerge anche questo senso di responsabilità, questo senso di apertura, insomma un futuro un po' più consapevole, beh, secondo me era un dato certo, interessante da proporre, su cui ragionare. Quindi questa responsabilità dei giovani, tra l'altro poi l'altro tema è quello della vaccinazione per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni, anche qui ci sono diversi appelli perché si proceda con la vaccinazione per riaprire le scuole in sicurezza a settembre, perché anche qui basta un caso appunto di variante Delta e la classe finisce in quarantena, certo. Quindi si ritorna nell'incubo classi in quarantena, didattica a distanza o no, professore? Sì, guardi, io ho tre figli, quindi so esattamente quello di cui stiamo parlando, oltre che dell'aspetto epidemiologico. Mi lasci dire che io spero che quegli adulti anziani che hanno fatto queste affermazioni si siano almeno vaccinati, perché se fanno parte di quella fetta degli ultra sessantenni che non vogliono vaccinarsi e prendono questa scelta scellerata, io credo che dovrebbero ripensare grandemente al fatto di avere un liberi tutti, perché abbiamo visto che le persone con più di 60 anni sono quelle che più ammalano, che ammalano più gravemente e che muoiono con più alta frequenza. I giovani, secondo me, durante questa pandemia sono stati eccezionali, abbiamo visto dei comportamenti virtuosi e c'è anche da dire che ai giovani non sono stati dati sufficienti strumenti anche per contrastare il virus, perché il povero ragazzino, il povero ragazzo che deve andare a scuola e lo deve fare solo in autobus, è chiaro che è stato esposto ad un rischio di contagio molto alto. E questo a riprova del fatto che invece nelle classi e all'interno di
interi istituti scolastici, non abbiamo visto questi grandi contagi. E questo è vero, è assolutamente vero. In questi giorni però si parla di quelli un po' più discoli, no? Si parla di questa movida selvaggia soprattutto sulle spiagge. Ieri a quest'ora più o meno era ospite della collega Sizia il sindaco di Jesolo, Zoggia, che ha chiesto anche un maggior numero di agenti sul territorio, perché poi ci sono anche questi problemi, sindaco, quando si allentano i ragazzi poi arrivano da un periodo davvero difficile. Lei certo. Riscontra questo problema nel suo territorio? Sì, c'è ovviamente in misura minore, perché il nostro comune vive di dinamiche molto diverse rispetto a quelle di Jesolo, su flussi turistici e quant'altro. Però si conferma la presenza di un po' di gruppi sul territorio che a tutte le ore, quindi non solo in tarda serata ma anche durante il giorno, si divertono in maniera poco sana a deturpare, rovinare il patrimonio, creare disturbo a determinate persone, e ripeto, sono una parte assolutamente minoritaria rispetto a un panorama di giovani ampio e che si comporta in maniera assolutamente positiva e responsabile, però dispiace davvero registrare queste situazioni. Però sono la minoranza. Questo va detto, non c'è dubbio. Professora Guerriero, io la lascio perché le avevo promesso 10 minuti, ma abbiamo sforato largamente i 10 minuti, quindi grazie al professor Guerriero, alla prossima. Mi sa che ci sarà ancora tanto da spiegare nelle prossime settimane, e confidiamo sempre nella sua chiarezza. Buon lavoro quindi a Massimo Guerriero. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Tra l'altro, lei parlava di giovani, adesso arriva il nuovo ospite, parlava di giovani. A Preganziol in questi giorni c'è stata un'opera di riqualificazione che ha visto proprio i giovani protagonisti nella zona della piscina. Avete autorizzato dei graffittari, certo. Abbiamo anche le immagini. Sì, è un'iniziativa che nasce all'interno delle attività delle politiche giovanili, dell'assessorato alle politiche giovanili, ed è un primo step di tentativo di recupero di un'area che proprio è stata presa a bersaglio da parecchi mesi da parte di gruppi di giovani che, soprattutto in questo caso nella tarda serata, lasciano poi dei ricordini a chi frequenta l'area al mattino, che è molto frequentata da chi va al parco, da chi va ai centri estivi, lascia ricordini di bottiglie spaccate, cartoni della pizza e quindi un tappeto di vetri, scritte dappertutto, cartelli della sicurezza strappati, davvero insomma tutta un novero di azioni che hanno contribuito a deturpare non poco quel contesto. Questo quindi è uno degli step con cui stiamo cercando di coinvolgere proprio i ragazzi per la riqualificazione dell'anfiteatro. Qui li vediamo nelle immagini nella realizzazione di alcuni graffiti, di alcune scritte appunto sui muri. E c'è la volontà di coinvolgere anche l'altra parte dell'arena, quindi quella delle scalinate, richiamando poi dei temi che sono stati stimolati dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi delle seconde medie, che quest'anno hanno concentrato il loro lavoro proprio su alcune ipotesi di riqualificazione di questo spazio urbano di Preganziol. C'è poi la volontà di, abbiamo intrapreso un procedimento per portare un chiosco in maniera stabile, in maniera che poi ci sia anche vita che contrasti l'abbandono, e quindi tutta una serie di iniziative che prova a dare delle risposte in maniera positiva e non solo con repressione, certo, a questi fenomeni. E siamo collegati, adesso c'è il nostro nuovo ospite, Gian Domenico Franchini, vicepresidente della Confartigianato di Verona. Buongiorno, ben ritrovato Franchini. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Ecco perché ci siamo concentrati tanto sui profili scientifici, giustamente, perché l'emergenza è prima di tutto sanitaria, lo è stato perlomeno, su quelli amministrativi, e ovviamente ci sono poi quelli economici legati alla ripartenza. Qualche mese fa, Franchini, ci eravamo trovati per parlare dei vari decreti di sostegno del governo, eravamo nel pieno dell'emergenza economica, in zona rossa e gialla. Adesso che siamo in zona bianca, qual è la situazione? Cosa state
Monitorando e so che i due problemi principali riguardano l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'assenza di manodopera specializzata, è uno dei grandi paradossi di questo periodo. Esatto, lei ha perfettamente centrato che ci sono adesso, siamo in fase di crescita, abbiamo dei settori che sono in espansione, mi riferisco ad esempio alla metalmeccanica e all'edilizia. E abbiamo due ordini di problemi che denunciamo da molti mesi. Il principale è quello dell'aumento delle materie prime. Stiamo parlando di aumenti che hanno sfiorato il 45% e che hanno messo e stanno mettendo in difficoltà le piccole imprese, perché stiamo parlando di costi aggiuntivi per un valore circa stimato dal nostro centro studi di Confartigianato Imprese di 2 miliardi di euro. Per cui non stiamo parlando di degli aumenti che normalmente ci sono ogni anno e che rappresentano gli aumenti naturali delle materie prime. E questo sta mettendo in difficoltà le aziende. Pensi che a fronte del super bonus 110%, dove le imprese si stanno organizzando per far fronte a tutte le richieste che vengono dal mercato, non riusciamo a mantenere i contratti stabili, perché lei capisce, se io faccio un preventivo per una ristrutturazione e nel giro di qualche mese mi aumentano le materie, ammesso che riesca a trovare, perché poi c'è anche quel problema del 30%, del 24%, del 40% in alcuni casi, come i materiali ferrosi, capisce che siamo veramente in difficoltà a mantenere gli impegni e a mettere... rischiamo che le imprese non riescano a far fronte alle richieste, sia per quanto riguarda il settore delle costruzioni, ma anche quello della manifattura. Perché io sono, fra l'altro, un fornitore di servizi, un terzista nel settore dell'automazione industriale, e io non riesco a mantenere i prezzi, non so, dei materiali elettrici ed elettronici stabili, e il mio cliente, che magari è straniero, mi dice: ma io non è che posso seguire le problematiche che si stanno sviluppando in Italia. E questo è il primo grosso problema. L'altro problema, nato da tutti i discorsi che sono venuti fuori sullo sblocco dei licenziamenti, per quanto riguarda le imprese artigiane è esattamente il contrario. Noi in Veneto siamo in carenza di circa 8.000 persone stimate dalle aziende, e parlo di figure che vanno dalla figura diciamo manageriale, fra virgolette, per quanto riguarda le piccole imprese, fino alla figura degli operai specializzati che possono far funzionare macchinari a controllo numerico, PLC e quant'altro. Insomma, queste sono... è uno simbolo, è un paradosso vero e proprio. Vorrei dare qualche numero, perché li avete diffusi nei giorni scorsi e sono particolarmente significativi. Per la provincia di Verona si stimano 9.341 imprese artigiane coinvolte nello stress da rialzo dei prezzi, il 45,1% del totale dell'artigianato coinvolto, che impegnano un totale di circa 24.000 addetti. Il settore più colpito, come diceva lei Franchini, è quello delle costruzioni, con oltre 7.000 imprese, perché poi e questo è un nodo che poi interessa tutti e sta interessando tanti, il rialzo dei prezzi delle materie prime è collegato a tutta la partita del super bonus del 110%. Sono legati a doppio filo questi due argomenti. Esattamente, il problema è proprio quello lì. Non si riescono a trovare le materie prime, perché prima del lockdown e durante il lockdown le imprese fornitrici, grossisti, hanno cercato di svuotare i magazzini per non avere dei costi ulteriori. Nel frattempo si è bloccata un po' tutta l'economia, per cui non hanno fatto in tempo a fare il rifornimento dei magazzini e non si trovano le materie prime. Per cui la domanda è cresciuta in maniera esponenziale e ovviamente l'offerta va a rialzo. Poi probabilmente c'è sotto anche qualche manovra speculativa, per cui è inutile nasconderci che ci sarà sicuramente qualcuno che sta facendo anche delle speculazioni, perché le merci che arrivavano prima dalla Cina con regolarità, improvvisamente, vuoi per il problema del canale di Suez, che è stato un problema oggettivo, vuoi anche per il discorso della speculazione, non arrivano i materiali, non si trovano, e quelli che si trovano hanno dei prezzi incredibili. Io stamattina ero
da un nostro socio che fa serramenti di alluminio e mi ha detto: mi stanno dando i materiali col contagocce e non riesco a quantificare i prezzi e devo continuare a fare revisioni delle offerte che ho fuori, per cui è veramente un problema, ma non è un problema che è nato al 15 e 16 di giugno, è un problema che noi stiamo monitorando dall'inizio dell'anno, da aprile. Già a aprile noi avevamo spinto su tutti i tavoli nazionali, perché dopo queste problematiche qua devono essere gestite a livello nazionale, per non dire europeo, perché il governo potesse intervenire riguardo a queste problematiche qua. Però ci troviamo, come spesso accade, al momento della ripresa in cui ci sarebbe bisogno di manodopera, ci sarebbe bisogno di materiali, a non avere né l'uno né l'altro. E quindi rischia di essere una ripresa azzoppata. Tra l'altro la Confartigianato, non solo di Verona ma in generale, si è mossa nei confronti anche di diversi parlamentari europei, perché la questione, è chiaro, va affrontata a livello internazionale o con l'Organizzazione Mondiale del Commercio o a livello di G7, perché nei giorni scorsi c'è stato il G7, ci sono stati vari incontri multilaterali, ma insomma va detto che questo è l'allarme del momento. Venendo alla manodopera, invece, lei da rappresentante di categoria, ma anche da imprenditore, soprattutto da imprenditore, come si spiega questo paradosso? Nei giorni scorsi il presidente di Union Camere del Veneto, Pozza, ha detto: ci sono due fattori, da un lato i vari sussidi, il reddito di cittadinanza e quant'altro, dall'altro forse, soprattutto nel turismo, mancano stipendi di un certo tipo, o comunque anche manca la possibilità di avere vitto, alloggio nelle località turistiche. Lei come vede questo fenomeno? Come se l'è spiegato, Franchini? Per quanto riguarda puntare il dito contro settori che hanno avuto in questo anno e mezzo qua dei grossissimi problemi, uno dei problemi è quello che ha appena detto lei, cioè quello dell'adeguatezza degli stipendi da dare ai lavoratori. E questo è uno dei problemi. Sono d'accordo anch'io con quanto dice lei, ma penso che una persona di buon senso non possa non essere d'accordo sul fatto che dare dei contributi perché i ragazzi stiano a casa da lavorare penso che sia la cosa più sbagliata del mondo. Era meglio quelle risorse darle alle imprese perché potessero assumere, magari abbassando i costi e i contributi, in modo da sviluppare un po' il lavoro. E poi c'è un altro aspetto che noi stiamo monitorando, che è quello della formazione tecnica. Noi abbiamo carenza di manodopera specializzata. Non a caso stiamo proprio in questi giorni monitorando e facendo una serie di incontri con tutti gli ITS del Veneto. È un'iniziativa messa in piedi dalla Confartigianato, dalla nostra Federazione Veneta. Vogliamo incontrare tutti gli ITS, che sono gli istituti tecnici superiori del Veneto, che ne abbiamo 7-8 qua in Veneto, che spaziano in vari settori, perché da lì probabilmente è il futuro della formazione dei tecnici che sono richiesti dalle aziende, perché senza nulla togliere l'operaio, tra virgolette, semplice, ci sarà sempre, ma sempre di più deve avere delle specializzazioni, perché poi per le tipologie di macchinari che vengono utilizzati nelle aziende. Vuoi per essere competitivi sul mercato, dobbiamo anche noi come piccole imprese essere un po' all'avanguardia e ammodernare i nostri macchinari, il nostro modo di fare impresa. Per cui da fine mese fino a metà luglio incontreremo tutti gli ITS presenti in Veneto, che vanno dal sistema casa all'agroalimentare, al meccatronico, a quello della mobilità che abbiamo qui a Verona, a quello del turismo, insomma. Certo. Fare un monitoraggio in tutti questi ITS, perché le imprese devono entrare a gamba tesa, tra virgolette, nel mondo della formazione. Dovrebbero essere un po' le imprese che dettano i ritmi e che figure di persone ricercano, perché altrimenti non si spiegherebbe la mancanza di 8.000 addetti solo qua nel Veneto.
Certo, il numero è assolutamente importante, sindaco, ma questi giovani, il problema è quello solito, dell'orientamento anche scolastico, dell'incrocio di domanda offerta di lavoro e probabilmente anche certi pregiudizi duri a morire nei confronti del lavoro in fabbrica o nell'artigianato. Com'è possibile che ci sia ancora questo scollamento e soprattutto in un momento come questo? Beh, l'ultima azione che descriveva il Presidente secondo me è fondamentale. Ne abbiamo parlato con la Confartigianato locale lo scorso inverno che proprio ci preannunciava di questo tipo di iniziativa dell'incontro con gli ITS e poi ci dicevano anche di un successivo incontro con le famiglie in maniera specifica proprio per aprire gli occhi su un mondo di possibilità che non sono assolutamente squalificanti. Il saper fare con le mani è un segno di intelligenza enorme, soprattutto quando le qualifiche che si richiedono gli sono molto specializzate, sono molto particolari, quindi c'è davvero anche una operazione, ripeto, non solo formativo ma culturale da svolgere e su questo appunto le imprese e la scuola devono fare un matrimonio forte comunicativo nei confronti delle famiglie. Penso che, ripeto, questa azione risulti fondamentale per aprire gli occhi verso una serie di opportunità strategiche perché possono dare delle opportunità, come dicevo, significative anche in termini di gratificazione economica, perché quando poi parliamo di queste posizioni non stiamo parlando di 1.100 euro risicati che poi ti fanno arrivare a fine mese con l'acqua alla gola. Abbiamo sentito di opportunità con stipendi davvero considerevoli e quindi, ripeto, togliamoci un po' il prosciutto dagli occhi e svolgiamo questa azione di trasparenza formativa e culturale, perché davvero le opportunità ci sono serie, qualificate e possono dare delle prospettive davvero significative. E Franchini, le faccio un'ultimissima domanda. Che estate sarà questa per Verona, soprattutto dal punto di vista del turismo? È vero che gli artigiani non presidiano il settore turistico strettamente inteso, ma l'artigianato vive di turismo, l'artigianato fa parte dell'indotto turistico. Voi che percezione avete? Guarda, noi ovviamente non andiamo direttamente sul turismo, ma siamo collaterali, come diceva lei, perché ne abbiamo risentito della chiusura del turismo a Verona, perché provi a immaginare, non so, solamente sul lago di Garda tutte le manutenzioni che ogni anno le nostre imprese fanno nei campeggi e negli hotel quest'anno sono saltate, per cui hanno... È vero che la parte principale della crisi l'hanno subita le imprese del turismo, ma la filiera è molto lunga. Su Verona è stato fatto, secondo il nostro parere, un'azione molto importante e penso per la prima volta si sono seduti attorno a un tavolo a più riprese tutti gli stakeholder che riguardano lo sviluppo della città e della provincia, per cui dal lago di Garda alla provincia sud eccetera, per fare sinergia e lavorare insieme. Si è visto in questi giorni qua, per citarne una, c'è stata una grossa iniziativa fatta dalla Fondazione Arena per quanto riguarda il ripristino della stagione lirica. Siamo riusciti a riportare il festival lirico con le 6.000 persone, i concerti sono stati riproposti, ma faccio un esempio anche a Villa Franca, dove esiste Villa Franca Festa, ci sarà un cartellone molto, molto pieno, si sta spingendo in tutte le maniere per poter riportare il turismo in città. Già in questi giorni si rivede un attimino di ripresa e speriamo che sia una cosa ben augurante che duri nel tempo. E una buona notizia, non so se la sa già, ma l'hanno battuta poco fa in ANSA, Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del gruppo Lufthansa, riprenderà i voli in partenza da Verona verso Berlino a partire dal 19 giugno e per la città di Düsseldorf dal 24 giugno, un'opportunità per tutta l'area veronese secondo una nota del gruppo Lufthansa. È una buona notizia questa, chiudiamo così, che ne dice Franchini? Assolutamente, infatti quello che le dicevo prima, che ci siamo seduti tutti attorno a un tavolo, c'erano
le aziende principali della città, per cui Fondazione Arena, la Fiera di Verona che è ripartita in questi giorni col Bike Expo, l'aeroporto, perché sono le tre cose principali che abbiamo in città, e lavorando solo lavorando insieme si riuscirà a far ripartire Verona. Non sarà più come prima, ma sarà una cosa diversa che sarà sicuramente migliore di quella che avevamo prima della pandemia. Grazie davvero Franchini, grazie e buon lavoro al vicepresidente della Confartigianato di Verona. E grazie a lei. Grazie, arrivederci. E dall'estremo, diciamo così, occidente del Veneto andiamo all'estremo oriente, quindi percorriamo idealmente tutto l'asse ovest-est, andiamo a San Donà di Piave dove c'è il sindaco Andrea Cereser. Buongiorno sindaco. Sindaco, forse se può attivare l'audio. Mi sente? Ecco, adesso la sento forte e chiaro. Buongiorno sindaco, ben trovato. Tanto. Buongiorno a tutti voi. Allora sindaco, i temi sono tantissimi perché è qui il suo collega di Preganziol Paolo Galeano. Stiamo parlando della ripartenza, no? Dei comuni, non solo dell'economia ma anche della vita amministrativa. Com'è la situazione a San Donà di Piave? So che sono ricominciati gli eventi, anche quelli culturali. Ci racconti questo San Donà di Piave all'inizio della stagione anche turistica? Ma credo che una delle virtù dei sindaci in questo momento sia quella di praticare lo strabismo, quindi un occhio ancora alla situazione contingente, visto che non siamo ancora fuori dall'emergenza, c'è ancora la dimensione sanitaria, per fortuna insomma pare in miglioramento, poi ci sarà la sua dimensione economica, quella sociale, ma al tempo stesso in questo momento storico ci viene chiesto che l'altro occhio vada a guardare lontano. Perché quello che sta avvenendo nei prossimi, a mio avviso, 18 mesi, quindi da qui fino alla fine del prossimo anno, chiederà alle amministrazioni di riuscire a coagulare tutte le forze delle proprie comunità e individuare dei progetti di vero sviluppo. Perché se da una parte avremo questa insomma ingente somma di risorse che verrà messa a disposizione del nostro paese, al tempo stesso abbiamo il dovere morale di creare veramente ricchezza, posti di lavoro, qualità della vita utilizzando queste opportunità. Ricordo che una parte di queste risorse sono a debito ed è un regalo che noi facciamo alla Next Generation a proposito. Per cui o effettivamente riusciremo a risolvere i problemi anche strutturali del nostro paese e creare ricchezza, economia e benessere sociale dall'altra, oppure, lo dico insomma con poche parole, saremo dei falliti. Molto chiaro sindaco, ma quindi lei dice che i comuni devono avere un ruolo nel Next Generation EU, nel recovery plan all'italiana, volgarizzando? Assolutamente sì, e direi che il compito principale in questo momento è individuare quei progetti, pochi, su cui far convergere le risorse di intelligenza, anche economiche, delle associazioni di categoria, ad esempio, quindi dei mondi dell'economia, ma anche della scuola, anche delle altre realtà, quelle del volontariato, quelle culturali, quindi pochi progetti su cui convergere le risorse e riuscire poi a capitalizzare un beneficio collettivo. Ecco, credo che questo momento in particolare, ripeto, se da una parte siamo tutti impegnati per una ripresa difficile, però inevitabile, ed è uno sforzo che va fatto, dall'altra dobbiamo anche trovarci il tempo per pensare a queste progettualità strategiche. E dobbiamo farlo adesso, non possiamo perdere tempo, sennò l'idea, l'immagine è quella di un treno che passa e noi non saremo in grado di salirci sopra. Se lei dovesse individuare una priorità, sindaco, o tre, diciamo, soffermiamoci sulle sue tre priorità nella recovery plan per i comuni, che cosa... Allora, sì, io parlo dal mio punto di vista e quindi considerando un po' la realtà di San Donà e del Basso Piave. Sicuramente la messa in sicurezza del nostro fiume, indubbiamente, è un motivo in questo momento anche divisivo tra i territori
del medio corso e del basso corso, ma una soluzione deve essere trovata, perché dal 66 ad oggi di fatto non siamo messi meglio, anzi. E quindi se accadesse quello che si è verificato allora, è che in parte ci ha mandato un segnale anche nel 2018, ecco, se accadesse ancora quello sarebbe un disastro per le vite delle persone, per l'economia, per i patrimoni, eccetera. Quindi questa è una. Seconda, visto che chi mi precedeva faceva un riferimento al turismo, che è ancora un motore dell'economia del Veneto, soprattutto almeno in questa parte dove la costa veneziana conta 24 milioni di presenze, quindi il tema dell'accessibilità e quindi anche della viabilità costa ed entroterra, che ancora non è risolto, e questo è un altro aspetto importante. Poi c'è tutta la parte legata all'ambiente. Immaginare ad esempio che un territorio possa essere autosufficiente dal punto di vista energetico, da una parte utilizzando tutti quei capannoni dismessi che quindi potrebbero diventare una superficie interessante per il fotovoltaico, dall'altra altri terreni di risulta non coltivabili dal punto di vista agronomico che potrebbero offrire le stesse superfici. Ecco, questo è un altro obiettivo che si porta dietro il tema delle comunità economiche, delle comunità energetiche, eccetera, su cui dobbiamo assolutamente impegnarci. E Sindaco Galeano, invece le sue priorità quali sarebbero? Beh, mi associo ovviamente alle valutazioni di Andrea per quanto riguarda le priorità ambientali, non strettamente intese, ma quindi in senso ecologico, con tutto quello che ci va dietro in termini di autosufficienza, di percorrere una strada verso l'autosufficienza energetica, ma poi anche la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato per una qualità della vita migliore all'interno del patrimonio stesso e per le emissioni climalteranti che questo patrimonio in questo momento ha, e quindi le opportunità connesse alla riqualificazione di tutto questo, l'installazione di tutti i dispositivi per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e oltre a questo aspetto ambientale, appunto ecologico, mi piace pensare all'aspetto sociale, per aggiungere ovviamente concordo con tutti quelli che sono stati sottolineati, ma insomma per prenderne uno che fra i tre ovviamente non era in questo momento compreso, la parte sociale, nel senso che pensare a un welfare come quello attuale che si porti avanti anche nei prossimi anni, con però delle dinamiche che cambiano e che vedrà una popolazione in numero sempre maggiore e non autosufficiente, è insostenibile. Quindi vanno valutate tutte quelle situazioni che possono tenere insieme in maniera attiva le persone e quindi vedere a un invecchiamento diverso all'interno della popolazione. La curva demografica ci dice chiaramente di come la popolazione sta invecchiando e sarà sempre più una maggioranza di popolazione matura, anziana, rispetto a quella certo. Giovane, se le cose non cambiano. E quindi far fronte a questo nuovo scenario in maniera diversa, con abitazioni che diano la possibilità di condividere alcuni momenti della vita, comporta delle opportunità incredibili dal punto di vista sociale, ma poi ricordiamoci anche dal punto di vista urbanistico, certo. Perché si possono riconvertire, riqualificare dei vuoti, dei buchi urbanistici all'interno delle nostre città, guardando a queste opportunità in maniera diversa. Quindi sintetizzando al massimo potremmo dire green e sociale. E poi però c'è anche il tema, Sindaco Cereser, delle infrastrutture. In questi giorni per esempio si parla tanto della 4 nel tratto che attraversa il Veneto orientale, Sanstino, Portogruaro, San Donà di Piave. Ci sono stati davvero tanti incidenti nell'ultimo periodo, troppi. Le stesse categorie economiche chiedono di accelerare sul fronte dei lavori. E su San Donà poi molto spesso i disagi si avvertono sulla viabilità ordinaria quando succedono queste tragedie, questi disagi. Qual è la sua posizione in merito, Sindaco? Cosa si deve e cosa si può fare? Beh, io credo che siano prioritarie due azioni. La prima è di dare veramente compimento a quella conclusione di terza corsia che ancora non è stata realizzata, intendo tra San Donà, Portogruaro e il Friuli. E che
perché in questo momento io ho invitato anche nel consiglio di amministrazione di Autovie ad aggiungere tra i grafici dei ricavi anche quello dei morti, perché purtroppo superiamo un morto al mese, considerando solo questo inizio del 2021, e deve essere un monito che stimola tutti a dare appunto gambe a questa realizzazione. Sappiamo che mancano ancora circa 400 milioni, però sono assolutamente prioritari. Quindi c'è un aspetto legato a vite umane che vengono spese, l'ultima ieri l'altro. C'è un tema legato anche all'economia, perché è chiaro che quando c'è questa strozzatura, il traffico che attraversa l'Europa decide di intraprendere altre vie. Ricordo che questo è il famoso Corridoio 5 che da Lisbona va a Kiev, e con questa strozzatura noi perdiamo anche delle opportunità economiche. Da un certo punto di vista quindi va ripristinato questo aspetto, dall'altro potenziato anche il trasferimento su rotaia, perché nello stesso corridoio Lisbona-Kiev c'è anche tutta la parte delle ferrovie che ancora attendono un potenziamento della linea tra Trieste, Udine e Venezia, così che una parte delle merci possa essere trasportata sicuramente in maniera anche più sostenibile dal punto di vista ambientale su ferro. Quindi queste sono le priorità. E che sia un tema urgente lo vediamo dalle immagini che stiamo trasmettendo. Lei ricordava l'incidente dell'altro giorno, martedì pomeriggio c'è stato questo incidente assurdo, un po' come tutti gli incidenti al casello di San Stino di Livenza in direzione Venezia, dove a perdere la vita è stato un trevigiano di 45 anni. Mi sa che queste sono le immagini, perché ecco, è un'auto che era ha tamponato di fatto un tir. Questo è proprio il video di martedì sera. Ringrazio la regia di Italo Morao e Simone Merlo. Quindi sono immagini queste che fanno davvero davvero male e che non fanno bene nemmeno al turismo. San Donà poi è uno snodo fondamentale, principale, prioritario per il litorale veneto. Sì, sicuramente è così, perché buona parte del turismo, soprattutto straniero, pensiamo a quello che scende dalla Germania, dall'Austria o dai paesi nord europei, alla fine o utilizza il casello di Roncade, Meolo, oppure utilizza quello di San Donà per arrivare sino alla costa. Anche questo è un aspetto che è dibattuto. Finalmente la regione aprirà le buste dei concorrenti. Sto parlando di una gara che è nata nel mondo di prima e che quindi dovrà fare i conti con la sostenibilità di un contesto che nel frattempo è assolutamente cambiato. Quindi vedremo come andrà a finire. Io ritengo che non ci siano gli elementi di interesse confermati appunto dai proponenti, però staremo a vedere. È chiaro che finché non si chiude questa procedura non sarà pensabile appunto mettere testa sulla alternativa. Noi siamo preoccupati dell'ipotesi di pedaggio, non solo perché va a privatizzare in parte una strada statale che quindi è stata costruita con i soldi di tutti e a beneficio di tutti, ma anche perché il rischio che una parte di questo traffico si riversi sulla viabilità, che di fatto è agricola essenzialmente, perché sono strade di campagna che connettevano tra loro frazioni, ecco, che già adesso sta avvenendo, sicuramente rappresenta un grosso problema. Resto poi scettico rispetto alla scelta, nel senso che se non si risolve poi il problema di come da Jesolo arrivare a Cavallino Treporti, c'è il rischio di metterci un quarto d'ora in meno grazie a questa autostrada del mare, ma poi di fare 15 minuti in più di sosta proprio all'uscita del casello. Quindi tutta questa serie di problemi che sono noti, eccetera, alla fine dovranno essere risolti proprio chiedendo ai proponenti se confermano oppure no l'interesse, dopodiché lì comincia un'altra partita, in ogni caso. E il tema riguarda incidentalmente anche Preganzol che è attraversato dalla 4, fortunatamente lì il tratto è ovviamente molto ampio, anche molto sicuro per certi versi, ma Sindaco, qual è la sua opinione anche su questa via del mare che sta dividendo parecchio i sindaci anche trevigiani?
Sì, allora esattamente Preganziol fa parte di un quadrante geografico che non fa diretto riferimento alla via del mare, però appunto i flussi portano a vederci comunque con interesse su questo fronte. Mi sento di condividere le posizioni di perplessità rispetto a un patrimonio statale e sulla conseguente eventuale privatizzazione, con le sottolineature che faceva appunto il sindaco Cereser. E i punti di domanda che ci sono sulla percorribilità dei territori e dei comuni attraversati nel momento in cui si inserisce il pedaggio, perché come hanno già sollevato alcuni sindaci, vedevo le dichiarazioni dei sindaci di Monastiere e degli altri comuni, c'è effettivamente la possibilità che poi qualcuno scelga per raggiungere comunque quegli obiettivi, quelle destinazioni in maniera alternativa ai percorsi che sarebbero soggetti a pedaggio, riversando tutta una serie appunto di flussi su questi territori che in questo momento hanno questo tipo di infrastrutture, appunto quelle che diceva Andrea, che sono territori agricoli con una viabilità spesso insufficiente. Quindi ripeto, Preganziol non è direttamente interessato e non vivrà probabilmente di riflessi diretti, però sono temi che riguardano la nostra area geografica in senso ampio e non posso che condividere le perplessità dei primi cittadini. Ritengo quindi, come si diceva, che arrivando al progetto da una fase storica che è stata fortemente cambiata e su cui viene adesso posto l'accento ancora di più dallo scatenarsi della pandemia, bisogna guardare con un occhio probabilmente nuovo proprio allo sviluppo futuro di queste soluzioni. Possono essere delle opportunità, ma vanno coniugate appunto con delle attenzioni che non possiamo non avere. Diciamo che la viabilità ordinaria spesso è trascurata in nome di queste infrastrutture comunque importanti il più delle volte, ma per l'appunto ben conosciamo i limiti della nostra viabilità ordinaria. Nel Veneto orientale, tra l'altro, sindaco Cereser, è una viabilità particolarmente problematica e anche qui la cronaca ce lo ha ricordato troppo, troppo spesso, o no? Eh sì, è così. Adesso il 14 di luglio ricorre l'anniversario di uno degli eventi recenti che ha fatto più scalpore, che riguarda la perdita della vita da parte di quattro ragazzi di San Donà e Musile. Però purtroppo non è stato l'unico episodio e quindi ci sono dei momenti, dei periodi in cui contiamo più vittime nella viabilità ordinaria che non nelle autostrade, per cui, come dicevamo prima, questa è già di per sé alta. Tra l'altro, diciamo, si paga anche emotivamente e socialmente un prezzo doppio, perché spesso le vittime sono giovani. Perché certo, una cosa che non diciamo abbastanza è che la nostra regione in questo momento è più terra di emigrazione che di immigrazione, e quindi molti dei nostri ragazzi preferiscono immaginarsi più felici altrove, oppure non hanno la possibilità di esserlo qui. E questo è un tema. Se poi quelli che restano addirittura ci rimettono la vita, è chiaro che siamo perdenti su diversi fronti. Certo, tra l'altro lei ricordava la tragedia dei quattro angeli, così sono stati poi definiti. Qui vediamo le immagini di quella tragica sera. C'è stata poi anche una sentenza, i quattro giovani furono travolti da un pirata della strada che poi appunto è stato individuato e messo a processo. Spesso abbiamo nostra ospite la signora Romina, che è la mamma di Riccardo Laugeni, la saluto se per caso ci sta guardando. E l'anno scorso a San Donà di Piave vennero ricordati con un concerto anche della fanfara dei carabinieri, se non sbaglio. Fu uno dei pochi eventi sopravvissuti in epoca Covid, fu un momento di grande emozione quello, sindaco. Diciamo che Romina ha assunto questa missione anche per tentare di dare un senso a quello che è capitato a lei, così come agli altri genitori, e quindi sta spendendo tutte le sue energie per evitare che questi problemi si manifestino di nuovo, si replichino, insomma. Però fa il pari con quello che dicevamo prima, e certo, quindi la sicurezza dipende anche dalle infrastrutture. Nella foto che avete visto c'è una strada di rango, diciamo, regionale che oggi è trafficatissima, e in parte c'è un canale, quindi
non sono in condizioni di sicurezza, e quindi questo tema anche della sicurezza e della viabilità alternativa deve sicuramente essere nell'agenda di tutti gli amministratori. Io vorrei parlare di un altro aspetto con lei, Sindaco Cereser, che riguarda un argomento di tutt'altro tenore, ma Sandona è un nodo strategico non solo per la viabilità, non solo per il litorale, non solo per la sanità, visto che è sede anche dell'ULS 4 del Veneto orientale, ma perché è anche la città di una delle più grandi fiere del nord-est d'Italia, la Fiera del Rosario. L'anno scorso c'erano state pesanti limitazioni causa Covid, lei aveva fatto delle scelte anche molto sofferte e contestate, va detto, da diversi ambulanti. Del resto la situazione era particolare, eravamo all'inizio della seconda fase pandemica. Quest'anno che cosa ne sarà di questa fiera importantissima che porta decine e decine di migliaia di visitatori da ogni angolo del nord-est? Ma io credo intanto che un amministratore dovrebbe essere ottimista di default, altrimenti è meglio che cambi mestiere. Quindi in questo momento noi con gli uffici, con anche le associazioni di categoria, stiamo lavorando per organizzarla, per realizzarla. Quindi a meno che non ci sia qualcuno o qualche, che ne so, variante che ci fa lo sgambetto, noi vorremmo proprio che ci fosse un segno di fiera. È chiaro, non saremo ancora in grado di replicare i numeri del 2019, dove si stimano quasi 300.000 persone a San Donà e 100.000 nella parte di Fiera Campionaria, di cui adesso si vedono le immagini, perché chiaramente ci saranno requisiti diversi sulle distanze, sull'igiene, eccetera, eccetera, però noi stiamo proprio lavorando per questo motivo. E gli operatori sono desiderosi chiaramente di tornare a una sorta di normalità, e per quello che noi possiamo, visto che è il nostro ruolo, li metteremo nelle condizioni di farlo. Magari non ci saranno i 300 espositori della Campionaria a cui eravamo abituati, almeno non da subito per quest'anno, però già riuscire a, diciamo, dare soddisfazione a un terzo di questi sarebbe un ottimo risultato. Quindi lei si sente in questo momento di lanciare un messaggio rassicurante a tutte queste centinaia di operatori, perché parliamo di centinaia di operatori, spettacoli viaggianti, anche bancarelle di tutti i tipi. Per alcuni giorni San Donà cambia completamente volto. Si sente quindi di rassicurarli? Io mi sento di sì, per quello che dipende da noi ce la metteremo tutta, quindi spero che non ci siano altre sorprese, spero che la maggior parte della popolazione prosegua nella vaccinazione, che ad oggi è l'unica, insomma, misura che ci consentirà di tornare velocemente alla normalità. E intanto in queste serate so che è ripreso anche il cartellone dei vostri eventi, quindi anche da questo punto di vista a San Donà siete allineati e coperti, garantite lo svago. Sì, abbiamo chiuso pochi giorni fa il Festival della Bonifica, Terre Volute, ieri sera c'era Maria Amelia Monti che ha sfidato la nazionale di calcio e con un ottimo risultato. Chiuderemo la rassegna a fine agosto con Lella Costa, nel mentre ci sarà Marco Paolini, Ezio Greggio, insomma tutta una serie di artisti che hanno anche lo scopo di riabituare le persone a uscire di casa, perché uno degli effetti che stiamo notando dopo questi mesi così complicati è che molti si sono abituati al divano e al telecomando in maniera forse anche eccessiva rispetto alla normale socialità che ci deve essere, soprattutto nei periodi estivi. Oddio, lo confermo contro il mio e il nostro interesse, ma insomma questo può essere vero, Sindaco. Quindi diciamo a tutti quelli che si dirigono anche verso le spiagge che una sosta a San Donà di Piave è gradita, perché comunque a San Donà di Piave c'è sempre qualcosa, insomma, o il Festival della Bonifica che si è concluso, tutti questi eventi, insomma non ci si annoia. Sì, no, il palinsesto l'abbiamo creato molto ricco, quindi c'è la rassegna di teatro, poi ci sarà musica, ci sarà il Fiume Festival, ci saranno il cinema all'aperto, insomma
per tutti i gusti, credo che nessuno possa dire no, non ho trovato niente che mi interessa, perché sennò non è di questo mondo. Sindaco Ceresera, grazie davvero, le auguro buon lavoro e ovviamente ci aggiorniamo, perché abbiamo capito che i temi sono davvero tanti. Grazie Sindaco. Grazie a lei, saluti a Paolo e ciao, buon pomeriggio a tutti. Arrivederci, grazie di nuovo. E, tra l'altro, ieri sera invece a Preganzol c'era Maxi Schermo, quindi si sono viste le gesta della nazionale che insomma hanno regalato delle grandi emozioni. Insomma, sì. E vi siete trovati, tra l'altro, Maxi Schermo allestito nella zona che abbiamo visto prima, quella davanti alle piscine, dove per intenderci ci sono adesso i graffiti. Quanti eravate? Come andate? Beh, report certificato di questa mattina 183 presenze, quindi buono, nel senso che il nostro obiettivo era quello di creare una opportunità, come diceva Andrea, anche per gli eventi di San Donà, un'opportunità alle persone, anzitutto di Preganzol, poi è venuto qualcuno anche da fuori, per uscire di casa e trascorrere del tempo insieme e in maniera serena. Vedersi una partita della nazionale è un momento, per quanto insomma emotivamente coinvolgente, che non comporta grande impegno, e quindi la primo obiettivo era quello proprio di creare un'opportunità di svago e per stare insieme alle persone di Preganzol. Poi chiaro, abbiamo visto che si sono attivati in maniera positiva, e di questo siamo molto felici, anche parecchi pubblici esercizi, mettendosi d'accordo con le attività, la pizzeria limitrofa, ok? Certo. E questo è un bellissimo segnale, e la nostra azione non vuole essere assolutamente in contrasto con quella, ma insomma per chi volesse fare altro è aperto anche quel canale. Poi ci saranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le iniziative per le famiglie, con il teatro, il picnic comunitario, definiamolo così, col Toro Totella e Toro Totà, Sile Jazz, Toro Totella, è una formula che abbiamo scelto da qualche anno, dove ci sono degli artisti di strada che fanno spettacoli, teatro, burattini, lo spettacolo che piace soprattutto ai bambini, ma che portano con sé ovviamente anche i genitori e le famiglie. Ci sono le associazioni del territorio che accompagnano questi momenti, c'era l'anguriata comunitaria che chiudeva queste serate, e la parte iniziale rispetto agli spettacoli, con cui si portava il cibo e lo si condivideva fra tutte le persone che aspettavano lo spettacolo. Era un momento fantastico, davvero, aveva qualche centinaio di persone ogni sera, un momento bellissimo che è stato frenato dal Covid, e quest'anno le norme ci impongono di avere prudenza e di far sì che non vi sia la condivisione del cibo. Però il picnic rimane, ognuno si porterà la sua razione di cibo, la sua cena, e potrà condividere il momento e non il cibo. Beh, vabbè, l'importante è mantenere vive anche queste tradizioni, chiamiamole tradizioni, anche se forse non lo sono, ma ormai delle iniziative consolidate. 5 anni che si fanno, quindi una tradizione quasi, cioè. Perfetto. E anche per lei, Sindaco, vale l'invito quindi del Sindaco Ceresera: non esistono solo le spiagge, magari nel tragitto ci si può fermare. Siamo consapevoli che siamo un territorio diverso, Preganzol ha opportunità, suggerisce e propone occasioni diverse, non vogliamo avere manie di grandezza oltre alle nostre capacità, però opportunità per i nostri cittadini sì, ce ne sono, basta aprire gli occhi, e come si diceva, se uno dopo non trova quello che gli piace, siamo in democrazia, siamo tutti liberi, ma le opportunità effettivamente ci sono. E a proposito di cultura e non solo, spettacolo a livelli altissimi, c'è una notizia dell'ultima ora che arriva dalla mostra del cinema di Venezia, perché c'è un'anteprima mondiale, ci sarà un'anteprima mondiale, anche qui la mostra del cinema l'attendiamo tutti, ma ci racconta tutto il nostro Lorenzo Maier, che è sempre sul pezzo. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori e al tuo ospite. Ecco, raccontaci che cosa, qual è questa novità, di che film stiamo parlando, dici tutto. Allora, proprio questa mattina, quindi poche ore fa, la Biennale di Venezia ha annunciato un grande evento, un grandissimo evento, e che ci sarà, come dicevi bene, alla
78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al Lido, venerdì 3 settembre. Sarà un film che è uno dei titoli che davano tra i più attesi di Denis Villeneuve, e il film si chiama Dune, ovviamente ambientato nelle dune del deserto, ed è prodotto da una grandissima major americana, la Warner Bros., che quindi torna così ufficialmente alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il regista, come sappiamo tutti, è canadese, e questo film sarà ovviamente, ribadiamo, fuori concorso, perché tutti i film in concorso verranno annunciati lunedì 26 luglio, quando ci sarà a Venezia, a Ca' Giustiniana, la conferenza ufficiale di presentazione del programma della mostra nel cinema, ma il direttore Alberto Barbera ha voluto così dare questa grandissima primizia, che sarà appunto un evento fuori concorso in anteprima mondiale a Venezia. Dopo Venezia è facile pensare che questo film farà il giro del mondo negli schermi delle sale di tutto il mondo, ma che sarà presentato a Venezia con tutto il cast del film, e che proprio per questo è stato un evento nell'evento, possiamo dire, un film fuori concorso che però è davvero, davvero molto atteso, perché se ne parlava da mesi di questo film che era in produzione. Si tratta di un viaggio mitico che promette grandi emozioni, e questo grandissimo regista, che è stato anche nominato all'Oscar, ha scelto Venezia grazie appunto agli ottimi rapporti con il direttore Alberto Barbera per portare il suo film. Diciamo, un grande segnale di ripartenza. Questo peraltro è il primo titolo che viene annunciato del nuovo programma. Sappiamo del Leone d'Oro alla carriera a Roberto Benigni, attendiamo quello che sarà il Leone d'Oro per il regista, e sappiamo anche il presidente di giuria, Bong Joon-ho, che è un altro grande regista, più volte premio Oscar, che sarà presidente di giuria. Ecco, queste le prime novità, e un segnale comunque di ripartenza, soprattutto per il ritorno in laguna delle grandi major americane. Grazie Lorenzo, anche questo un aggiornamento importantissimo che fa il paio anche con gli annunci che abbiamo dato poco fa. Si riparte, e si riparte anche dal grande cinema, e per Venezia non potrebbe essere altrimenti. Grazie a Lorenzo Maier per questo aggiornamento. Sindaco, quindi le buone notizie, volendo, ci sono, come dicevamo prima. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite, ovviamente ci aggiorniamo su tutti i fronti, su tutte le iniziative del comune di Preganzola. Noi adesso abbiamo il meteo, poi ci ritroviamo di nuovo qui con altri ospiti, perché è la giornata ancora lunga, gli spunti sono ancora tantissimi. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Alta pressione africana sempre ben presente, qualche temporale e caldo in aumento. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 17 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, locali annuvolamenti alternati a schiarite, poi non si esclude anche qualche rovescio o temporale dalle ore centrali sui rilievi e sulla pedemontana. Clima via via più rovente, con temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece tra i 26 e i 32 gradi, con punte anche di 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, ma anche in questo caso qualche nuvoletta ci sarà, però innocua. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, a seguire acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 29-30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta, di nuovo in studio per tutti gli aggiornamenti sul fronte dell'attualità, della politica e della cronaca. Tra l'altro siamo in attesa di capire cosa sta succedendo a Roma, perché oggi il governatore Luca Zaia incontra il presidente Mattarella per parlare di Olimpiadi 2026, con Zaia tutti i rappresentanti del CIO, il Comitato Olimpico che sta organizzando l'evento, ma da Roma dovrebbero arrivare novità importanti anche sul fronte della CC di Melle, una delle questioni occupazionali più calde, forse la più calda attualmente in Veneto. Qui Zaia dovrà incontrare il ministro Giorgetti. A livello nazionale si sta discutendo invece di due questioni in particolare: la proroga allo stato d'emergenza fino al dopo il 31 di luglio e l'utilizzo delle mascherine all'aperto. In tanti stanno chiedendo in queste ore, sulla falsariga di quello che sta succedendo in Francia, che si arrivi all'abolizione dell'uso della mascherina perlomeno all'aperto anche in Italia. Si ipotizza la data del 15 luglio. Per fare il punto di tutte queste questioni e non solo, sono collegato con Raffaele Baratto, deputato di Coraggio Italia, Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Bortoluzzi, Partito Democratico, noi per Conegliano. Buongiorno, grazie per essere qui con noi anche oggi. Baratto, parto da lei. A Roma questo è il dibattito di queste ore. Bisogna arrivare, secondo lei, all'abolizione delle mascherine all'aperto? E soprattutto, che cosa pensa Coraggio Italia della proroga allo stato di emergenza? Intanto buongiorno a tutti e grazie davvero per l'invito. Io credo che, come diceva bene lei, sta succedendo in Francia, mi auguro che anche in Italia si velocizzi assolutamente la questione delle mascherine, almeno all'aperto. Per quanto riguarda la proroga, io credo che bisogna stare molto attenti e farlo con attenzione, anche perché stiamo davvero in un momento critico per quanto riguarda l'economia, per cui io credo che bisogna assolutamente guardare alla salute, guardare con attenzione quello che sta succedendo, perché è priorità che non si torni indietro e quello non si mette assolutamente in discussione. Però credo che, come è stato finora seguito passo a passo, senza fare magari previsioni che dopo magari sono assurde, che creano magari problematiche e ansie, sia importante assolutamente si faccia fare delle cose passo a passo, ma in maniera concreta e fatte giuste, perché assolutamente questo paese ne ha bisogno di certezze, soprattutto che finora proprio certezze non sono state date. Però io credo che la strada sia quella giusta e bisogna assolutamente percorrerla tutti quanti insieme. E Razzolini, qual è la posizione di Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia è per lo stop allo stato di emergenza, lo ha dichiarato anche la Meloni. Siamo fuori dall'emergenza, quindi che cosa ne pensa? Ma penso che per quanto riguarda la vaccinazione, un 95% degli ottantenni in su, diciamo, sono stati vaccinati e quindi sono sotto controllo. C'è una buona vaccinazione anche a tutte le altre categorie, adesso anche i giovani che si vaccinano, quindi credo che continuare con uno stato di emergenza sia eccessivo. Il problema lo conosciamo, la pandemia per carità c'è ancora, però non è più un'emergenza vera e propria, adesso è una situazione da tenere sotto controllo, sotto osservazione, ma a nostro modo di vedere le cose non necessita più di uno stato di emergenza. E come la mettiamo, Razzolini, con questa variante Delta? Secondo lei dobbiamo preoccuparci? Non le chiedo ovviamente un parere scientifico, ne abbiamo parlato all'inizio di questa diretta con il professor Guerriero, epidemiologo, però è chiaro che il tema è anche politico.
Da quello che leggevo oggi sui giornali, comunque la variante Delta è aumentata del doppio, diciamo del 100%, quindi dall'1,5 mi pare siamo al 3% qualcosa di questa variante. Va tenuta anche questa sotto controllo, bisogna evitare di creare e di tornare a situazioni precedenti che abbiamo vissuto a inizio anno e tutto lo scorso anno, però credo che insomma adesso si parla comunque di una variante, quindi insomma il Covid lo si conosce, la pandemia lo si conosce, comunque ci sono degli studi che stanno già hanno iniziato da tempo a studiarlo, quindi non è una novità proprio del tutto nuova, è una variante di questa pandemia che comunque è sotto osservazione, sotto controllo, quindi adesso per questa variante chiedere ulteriore stato di emergenza mi pare eccessivo. Ecco, non dico che è tutto rientrato e si può tornare a fare la vita normale di prima, questo assolutamente no, però ecco, andare avanti a forza di stati di emergenza secondo noi è eccessivo tutto qui. Bortoluzzi, il Partito Democratico solitamente su questi temi è tra i più cauti. Lei che posizione ha? Ma è più cauti, c'è un problema di responsabilità e quindi di dare dei messaggi responsabili. Vogliamo aiutare la politica in questo momento a fare delle scelte oppure vogliamo utilizzare ogni singola occasione per fare propaganda? Questo è il punto. Io ne vedo un po' troppo ultimamente, insomma ormai sono diversi mesi che si vede questo giochino e credo che sia insomma anche una questione in cui la politica dovrebbe fare un po' un passo di lato rispetto anche ad organizzazioni che sono composte da tecnici che sono chiamate a decidere. Abbiamo tutti voglia di socialità, di riprendere le cose che facevamo prima e quindi sotto questo punto di vista non mi sembra il caso di fare delle gare a chi butta la palla più avanti. Credo che il Partito Democratico, ma non solo il Partito Democratico, anche altre forze politiche hanno affrontato con responsabilità questo delicato momento e vediamo che in Europa le soluzioni sono le più diverse, anche le situazioni sono le più diverse. Abbiamo visto anche l'Inghilterra che all'inizio ha preso molto sotto gamba tutta quanta l'emergenza e poi si è dovuta ricredere velocemente. Certo, quindi poi in questi giorni non aiuta, ne abbiamo parlato anche prima, il caos AstraZeneca, tutta la vicenda dei richiami, la vaccinazione eterologa e quant'altro. Allo stesso tempo però c'è questa area di ripartenza che riguarda l'economia, che riguarda la socialità, ma riguarda anche la vita dei partiti. Riguarda i partiti e le coalizioni. In queste ore sta facendo discutere, in questi giorni in realtà, la proposta di Berlusconi che sta indicando un partito unico per il centrodestra. La Meloni questa mattina ha detto chiaramente no, già lo aveva fatto trapelare, ma in un'intervista al Corriere ha detto no, grazie, non ci stiamo. E Fedriga, che è governatore del Friuli ma leghista di spicco, dice che un partito non si crea in provetta. Quindi possiamo dire, Baratto, lei che adesso è di Coraggio Italia, non è più in Forza Italia, che questo tentativo di Berlusconi è già svanito nel nulla o è un primo passo? Beh, io adesso non sto qua perché il presidente Berlusconi sicuramente ha le idee molto molto chiare, lo ha sempre dimostrato, ma per quanto mi riguarda Coraggio Italia mi sembra che lo ha molto evidenziato anche Luigi Brugnaro, dice che una federazione a oggi sicuramente per quanto riguarda Coraggio Italia non ne parteciperemo assolutamente, anche perché credo che ognuno abbia avere la propria identità politica, anche perché se no ognuno fa tutto come diciamo noi, tutto un mucchio, però sicuramente ognuno ha le proprie provenienze, ognuno ha le proprie idee, ognuno ha le proprie caratteristiche.
Io vedo Coraggio Italia, un partito di centrodestra sicuramente, dove si possono fare tutte le alleanze possibili col centrodestra, però con la propria identità. Credo che Brugnaro lo abbia detto in più occasioni. Per quanto mi riguarda, vedo in Luigi Brugnaro un visionario, una persona sicuramente che guarda in futuro in maniera positiva, in grande, a livello europeo, che soprattutto per questo paese è importante in un momento come questo, che usciamo da una crisi che dal dopoguerra non c'è assolutamente ricordi, per cui dove la gente ha bisogno di fiducia, di stabilità soprattutto, e credo che sia questo l'obiettivo che la politica debba assolutamente avere. Per cui, per quanto mi riguarda, Coraggio Italia segue questo percorso, ma credo che sia il percorso giusto, perché ogni partito, ogni identità ha un obiettivo ben preciso. E Razzolini, quindi non si va verso un nuovo PDL? Questo insomma sembra ormai assodato. L'ho detto più volte, lo ribadisco anche adesso, la svolta del Predellino mi è già bastata una volta e è anche avanzata, nel senso che Fratelli d'Italia è un partito buono, in questo momento è anche a livello dei sondaggi in una crescita molto positiva, ma al di là poi dei numeri, insomma, fare fusioni così tra partiti dove magari ci sono anche delle linee e dei valori, per quanto condivisi, ma magari più sentiti da una parte rispetto che dall'altra, credo che sia fare male a tutti i partiti, ecco, non solo al nostro, ma a tutti quanti, perché ognuno ha la propria identità ed è giusto in una collaborazione di centrodestra, questo l'ho sempre detto e lo continuo a ribadire, è bene che ci sia un'alleanza di centrodestra, è bene che ci sia un governo di centrodestra, è bene essere tutti quanti uniti e compatti, però sempre nell'anima ognuno del suo partito. Però, insomma, diciamo Razzolini, adesso che siete al 20%, non la prendete minimamente in considerazione questa ipotesi? Ma neanche prima. E mutatis mutandi, nel centro-sinistra c'è un dibattito simile, non si parla di un partito unico fra PD e Movimento 5 Stelle, ma di un'alleanza che possa fare un salto di qualità. Di certo non sta aiutando la campagna elettorale su Roma e su altre città. Bortoluzzi, che cosa succederà nel centro-sinistra? PD che tra l'altro sta risalendo nei sondaggi, visto che stiamo parlando anche di sondaggi. Ma io non credo molto alle alchimie, i Predellini, insomma, ecco, queste così fughe in avanti di qualcuno. Il PD certo sì, credo stia facendo un'azione di governo coerente e responsabile, e questo sicuramente una parte di cittadini che sono più sensibili verso un certo tipo di messaggi credo che venga sicuramente apprezzato. Con gli amici dei 5 Stelle li considero amici, perché sono andato da un po' di tempo a questa parte, stiamo facendo un percorso di governo a Roma e probabilmente, almeno per quanto riguarda la mia città, lo faremo anche a Conegliano. Agli amici del 5 Stelle dico che con piacere, insomma, ecco, vedo che hanno preso un po' le misure a quella che è la politica, e quindi devo dire che, fatte le dovute eccezioni che ci sono sempre in tutti gli schieramenti, mettere insieme una proposta progressista che guarda il futuro un po' fresca e che non sia molto ideologica, come vedo da altre parti, credo che sia una scelta che sta ripagando. Poi, come sempre, paga il lavoro sul territorio, paga il lavoro che si fa a Roma nei ministeri, e io francamente sono contento, insomma, ecco, del cambio di passo che vedo da qualche mese a questa parte. E secondo lei, Bortoluzzi, questo cambio di passo farà bene al PD in vista delle amministrative, per esempio a Conegliano, dove ci sarà la battaglia principale della Marca? Ma io penso farà bene ai cittadini. Farà bene ai cittadini, all'economia e alla buona amministrazione.
Questo è quello che mi interessa di più. Poi personalmente non ho poltrone da difendere, ma anche tanti del mio partito vedo che l'impegno è sempre estremamente generoso. Io quindi credo che sia più che non dobbiamo solo guardare ai partiti e alla vita dei partiti, ai sondaggi che tutti rincorrono, insomma guardiamo alla soddisfazione dei cittadini e come è stata gestita anche questa pandemia, questo momento difficile in cui certo si poteva far di meglio sicuramente, ma era una sfida estremamente difficile. Baratto, guardando alle elezioni amministrative, lei è stato un sindaco storico della Marca, a Pederoba, quindi conosce molto bene il territorio, Baratto. Come la vede a Conegliano, ma in generale, come si collocherà Coraggio Italia in vista degli appuntamenti di autunno nei vari comuni del Veneto? Beh, dove io credo, come ho ribadito prima, noi parteciperemo su coalizione di centrodestra, perché credo che la posizione nostra sia assolutamente quella. Per quanto riguarda Conegliano, vedremo come il centrodestra parteciperà a queste elezioni amministrative, che, come ha ben detto lei, sono più importanti credo nella Marca trevigiana, ma credo anche a livello veneto, che Conegliano si debba guardare con un occhio molto molto importante. Mi auguro che il centrodestra, io guardi, non ho nessun problema a dirlo, per quanto riguarda il candidato sindaco, appoggi Fabio Chies, perché credo che per quel periodo che ha amministrato abbia amministrato in maniera egregia molto 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 bene quella città, tra l'altro che sia stato fatto saltare in un periodo in piena pandemia. Dico quello che ho sempre detto, non sto dicendo niente di diverso di quello che ho detto anche su trasmissione, anche da voi, per cui io mi auguro che il centrodestra compatto appoggi Fabio Chies. Se così non sarà, per quanto mi riguarda, se Fabio Chies si candiderà come lista civica, io a livello di Coraggio Italia, ma adesso io lo garantisco anche, appoggerò lui comunque vada, insomma. Se è tutto il centrodestra insieme, benissimo. Anzi, mi auguro, l'ho sempre detto, se invece il centrodestra non andrà compatto, e mi auguro che Chies faccia la sua lista civica e vada anche per un orgoglio personale, per quanto abbia amministrato bene, perché credo che lo si deva a Chies come persona e come uomo di Forza Italia, di partito, credo che a quel punto io appoggerò, lo posso dire anche qui in questa trasmissione, Fabio Chies assolutamente. E questo a Conegliano, ma la situazione è simile a Montebelluna. Montebelluna andremo col centrodestra sempre, staremo, non ci cambia, noi ci adegueremo ai candidati, faremo discussione sui candidati, ma prima sono i programmi, questo è fuori discussione. Noi comunque appoggeremo il centrodestra, siamo in quell'area là. Ma voi chiederete come Coraggio Italia a Baratto un candidato sindaco da qualche parte? Guardi, noi in questo momento non chiederemo niente, chiederemo una buona amministrazione, che vengano messi, se avremo qualche candidato su qualche comune dove si va a votare lo proporremo, ma noi non siamo per le persone, per me, a parte, e questo però lo dico a livello, ripeto, personale, Conegliano con Fabio Chies, il resto noi siamo per discutere dappertutto senza nessun problema, chiaramente all'interno di una coalizione di centrodestra, noi ci adeguiamo dappertutto, chiaro è che a Conegliano noi, ma per quanto mi riguarda, non faremo assolutamente sconti su niente, se non sul nome di Fabio Chies. Tra l'altro stiamo parlando di amministratori e devo darvi una brutta notizia proprio di questi minuti, perché mi dicono dalla redazione, ringrazio Lina Paronetto che è venuto a mancare, Gianluigi Contarin, che è stato sindaco di Riese e assessore provinciale. La notizia è confermata anche da Stefano Busolin, qui abbiamo la foto di Contarin. Baratto,
Immagino lei lo conoscesse. Madonna, ma scusi, guarda, mi prende davvero... Ma da un incidente? Da... Non lo so ancora, la notizia è stata confermata solo qualche istante fa. Mi vengono davvero i brividi perché era una persona che ci conoscevamo anche molto bene, una bravissima, un grande amministratore, ma dopo una bravissima persona tra l'altro, con umiltà incredibile. Mi dispiace davvero non tanto, ma di più, davvero mi dà una notizia. Mi dispiace, ma appunto la cronaca, è stato assessore, lei mi conferma, assessore anche provinciale? Sì. In questo momento appunto si stanno susseguendo gli attestati anche di stima e di cordoglio sui social. Baratto, io so che lei deve andare adesso, quindi la saluto e mi dispiace di averle dato questa notizia in questo modo, ma appunto purtroppo è arrivata adesso. Grazie Baratto, la ringrazio. I vostri spettatori e gli ospiti, grazie, chiedo scusa se mi devo spostare, grazie ancora. Arrivederci Baratto. Razzolini, stavamo parlando delle elezioni comunali, delle amministrative, ne abbiamo parlato con Bortoluzzi e adesso con Baratto. Fratelli d'Italia sta chiedendo di fatto il sindaco a Montebelluna, perché ce lo ha di fatto confermato il coordinatore provinciale Montuori una sera qui a Ring con il vice direttore Avarino, o qualcosa è cambiato in questi giorni? In questi giorni si sta comunque discutendo e si sta cercando di chiudere tutte le trattative del centrodestra in tutti i comuni, in particolar modo quelli con più di 15.000 abitanti. Prima Forza Italia chiede il sindaco di Conegliano e credo che Fratelli d'Italia abbia tutto il diritto di chiedere un proprio candidato sindaco, in questo caso il sindaco di Montebelluna, forza del fatto anche che alle ultime regionali comunque il partito di Fratelli d'Italia ne è uscito ben più forte rispetto a quello di Forza Italia, quindi è anche corretto in un'alleanza di centrodestra comunque avere una dignità politica e quindi chiedere anche noi un candidato sindaco, dove poi ovviamente ci sono delle persone capaci, brave, preparate, amministratori pronti a sostenere anche determinati ruoli. Lei ha già qualche nome in mente? Ma non ho ancora il nome in mente, però pensando insomma a chi amministra oggi Fratelli d'Italia Montebelluna, insomma vedo più di una persona capace, preparata e volonterosa a darsi da fare. Ecco, ma chiedo a entrambi, sia a Bortoluzzi che a Razzolini, quando è il momento giusto per lanciare la candidatura? Perché di fatto non sono ancora state fissate le amministrative, ma sarà verosimilmente tra settembre e ottobre. Giugno, ormai siamo a metà giugno, luglio, agosto, restano due mesi e mezzo di campagna elettorale. Il sole e il maniale ore, direbbero, no? In tanti. Bortoluzzi, quando il PD, il centro-sinistra, quando è che calerà l'asso? E soprattutto le chiedo ormai, per non giocare così alle tre carte, sarà lei questo asso? No, io l'ho già escluso molto tempo fa, una mia disponibilità in tal senso, e quindi questa mia parola resta ferma. E il momento giusto qual è? Ma il momento giusto è sempre ieri, insomma, perché stiamo effettivamente arrivando molto a ridosso delle elezioni. Si parla, non vorrei che la discussione dei programmi fosse così relegata, o delle cose da fare, delle cose da cambiare fosse relegata in seconda, in terza istanza. Vedo che da altre parti si parla un po' di più di assetti provinciali, quasi di manuale Cencelli, quindi tu ti prendi Conegliano, io mi prendo Montebelluna, ma francamente io volevo tranquillizzare i nostri elettori che questo non lo stiamo assolutamente facendo. Stiamo valutando, siamo arrivati diciamo sulle due o tre disponibilità che abbiamo avuto fortunatamente di tutte le persone perfettamente in grado di assumere il ruolo importante di sindaco come una città importante come Conegliano richiede, e quindi credo che insomma non ci diamo adesso ultimatum, però sarà questione
di un paio di settimane al massimo, inevitabilmente. E dopo sarà una lunga estate elettorale. Sì, insomma, per chi avrà voglia di seguirci sicuramente sì, non è il massimo chiaramente andare a votare a fine settembre, primi ottobre, lo abbiamo già visto alle regionali, sono campagne elettorali molto diverse da quelle che di cui eravamo abituati qualche anno fa, sarà sicuramente più sui social, ma faremo la nostra parte. E Razzolini ne sa qualcosa perché lei la scorsa estate l'ha trascorsa in campagna, ma non in campagna, in campagna elettorale, per le regionali. La scorsa estate, nel senso che prevedendo le votazioni a maggio, aprile-maggio, ancora non c'era il Covid, e visto che non farmi conoscere, perché nel panorama della provincia di Treviso non ero così conosciuto come nel mio comune Valdobbiadene, ho pensato bene di iniziare il 9 gennaio con una pre-campagna, e quindi dal 9 gennaio al 20 settembre, insomma, assorbirmi tutti quei mesi di campagna elettorale mi è costata cara. E non immagino il mio collega, nonché mandatario elettorale Borgia, che si è trovato prima una campagna elettorale per le regionali e ora per le comunali di Montebelluna, che sì, ha due campagne elettorali difficili consecutive. Quando iniziare è sempre un dubbio, perché finché non c'è la data fissata si va anche male. Credo che prima di agosto, comunque per fine nel mese di luglio, sia insomma giusta per partire con una campagna, con una pre-campagna e campagna elettorale, insomma, anche perché se si dovesse votare a settembre, a metà settembre o comunque i primi, vuol dire che inizio agosto, metà agosto dovrebbe iniziare la campagna elettorale, e quindi un po' due settimane, tre di pre-campagna ci possono essere, quindi insomma penserei, se dovessi essere io, ecco, penserei già a uscire un po' nel mese di luglio. Sicuramente sì. Razzolini, lo ha fatto lei il nome di Borgia, che è assessore? Ma no, l'ho fatto io perché era il mio mandatario elettorale e so quanto mi ha sopportato e quanto si è impegnato l'anno scorso con la campagna delle regionali, e so quanto sta cercando di fare questo questa volta con le amministrative di Montebelluna, ma non solo, perché lui è anche il vice coordinatore del nostro partito, i Fratelli d'Italia, e quindi sta seguendo sicuramente più comuni, non solo Montebelluna. Diciamo che è uno dei nomi di cui si parla in questi giorni per la corsa in comune. È un bravissimo assessore, quindi sicuramente il suo nome ne esce. Insomma, ho visto anche sui sondaggi fatti, mi pare, se non sbaglio, da Palumbo, dal presidente del PAI, insomma, l'assessore Borgia ne è uscito molto molto bene. E tra l'altro poi a Montebelluna dobbiamo darne sempre conto, c'è apprensione, ma adesso sta bene, per un malore che è capitato al sindaco di Montebelluna, Elzo Severin, ricoverato in ospedale, ha avuto un malore, poi ha sbattuto la testa, troppo stress, e quindi in bocca al lupo al sindaco recente di Montebelluna. Facciamo così, noi adesso abbiamo qualche istante di pubblicità, ma prima forse devo darvi un altro aggiornamento di cronaca, ecco sì, me lo do in tempo reale. Malore sulla strada verso il mare per una 53enne di 90, scontro frontale poco dopo l'ora di pranzo sulla strada regionale 43 in territorio di Caposile, San Donà di Piave all'altezza del locale Vecio Piave, quindi siamo tra le due rotatorie Caposile, quella di Jesolo per intenderci. Tra l'altro, proprio di sicurezza stradale abbiamo parlato prima con il sindaco di San Donà di Piave, per cause da accertare una 53enne di Potenza residente a 90 di Piave ha accusato un malore alla guida finendo sulla corsia opposta scontrandosi frontalmente con una vettura condotta da una 64enne di Paese. Sul posto è intervenuta la polizia locale di San Donà di Piave per i rilievi, i vigili del fuoco di Jesolo e due ambulanze del SUEM, che hanno trasferito i feriti all'ospedale di San Donà di Piave. L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico viario, che al momento è tornato a scorrere. Questa è la foto che arriva dalla polizia locale. Va bene, abbiamo qualche istante di pubblicità, dopo ci ritroviamo con Razzolini e Bortoluzzi.
di nuovo insieme per l'ultima parte di questa diretta. Sono ancora collegati Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia, Alessandro Bortoluzzi, Partito Democratico, Noi per Conegliano. Stavamo parlando di vita amministrativa e dell'imminente ormai tornata amministrativa d'autunno, con le forze politiche che si stanno posizionando e riposizionando. Stavo sfogliando velocemente il giornale, il Gazzettino, anche oggi, ormai pagine e pagine sono dedicate alle trattative della politica, ma vi chiedo come ultimissima battuta, secondo voi i cittadini, la popolazione, come vanno convinti? Perché ormai sono provati tutti da una pandemia, siamo tutti provati da una lunga pandemia. Che argomenti devono essere utilizzati? Prima Bortoluzzi diceva occupiamoci dei programmi, giusto, occupiamoci dei programmi, ma quali sono i tasti che devono essere toccati? Bortoluzzi. Beh, noi insomma stiamo tratteggiando alcune delle linee principali del nostro programma. Una cosa che abbiamo messo in cima è sicuramente l'ambiente, quindi fa parte della nostra coalizione una lista che una serie di persone che provengono dal mondo degli ambientalisti, dei verdi. E questo fa anche, credo, il paio con la grande attenzione che dobbiamo avere per il nostro territorio se vogliamo valorizzarlo dal punto di vista anche dell'afflusso turistico. Noi siamo la porta dell'UNESCO e quindi di quel territorio straordinario che conosciamo, e quindi questa occasione la vogliamo cogliere, anche perché ci poniamo l'obiettivo soprattutto di tutelare il paesaggio e l'ambiente che abbiamo ereditato dai nostri avi. E poi i temi sociali. Conegliano abbiamo molti alloggi popolari in pessimo stato e sotto questo punto di vista dobbiamo registrare una certa disattenzione ormai da decenni a questa parte. È chiaro che bisogna puntare molto sui servizi dal nostro punto di vista e forse un po' meno sulle infrastrutture. Vedo che per esempio nei programmi del centrodestra si ripropone la tangenziale sud, quindi infrastrutture faraoniche di cui si parla molto, ma in realtà non si concretizza mai nulla. Credo che alle persone adesso servano servizi sociali, assistenza. Siamo tutti molto preoccupati, quindi, chiaramente, per l'economia, e quindi questo serve rassicurarli su questo fronte. Green, transizione ecologica e sociale, mi pare di capire le priorità di Bortoluzzi. Le sue invece, Razzolini? Ma io vorrei tornare un attimo sulla frase di prima, nel senso che le persone non vanno convinte nei 30 giorni della campagna elettorale, ma vanno convinte se già si amministrava negli anni di amministrazione con le azioni concrete e con le parole e i dialoghi spesi con i propri cittadini, proprio per far capire la vicinanza e l'interesse del proprio ruolo e la rappresentanza appunto di tutta la collettività che si rappresenta. Detto questo, sicuramente lavoro, famiglia, sicurezza, associazionismo, perché bisogna anche poi dire questo, che in questo periodo le associazioni hanno subito un forte freno, perché tante sportive, culturali eccetera, e questo è bene dare una mano, visto che sono anche quelle più vicine ai comuni, stiamo parlando di elezioni amministrative, di dare una forte mano per far sì che poi possano tornare a fare la propria attività, ma anche il turismo, poi ovviamente dipende dai vari comuni se sono più predisposti o meno, però insomma soprattutto i settori che si sono fermati di più, ecco là bisogna dare una mano per cercare di far ripartire e rianimare il tutto. Però poi io credo che vanno benissimo i programmi ed è giusto che siano alla base di una squadra, di una lista e anche di un candidato, ma alle elezioni comunali quello che fa la differenza e che porta voti a livello trasversale sono le persone e sono le azioni concrete che le persone fanno
anche quando magari non si è amministratori ma si fanno nell'associazionismo o nel vivere comune, comunque fanno sempre la differenza. Vi sento già comunque belli carichi per la campagna elettorale entrambi nei rispettivi ruoli, ma insomma vi sento già belli carichi, quindi sicuramente ci aggiorneremo nelle prossime settimane, seguiremo quindi questa estate elettorale. Grazie Alessandro Bortoluzzi, Partito Democratico, noi per Conegliano, grazie a Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, grazie, buon lavoro. E noi siamo addirittura d'arrivo, ma vi devo dare diversi aggiornamenti. Innanzitutto la morte che vi abbiamo comunicato poco fa dell'ex sindaco di Riese, Pio X, Gianluigi Contarin. Gianluigi Contarin è del 1962, laureato all'ISEF, è entrato in politica nel 1994. L'esperienza amministrativa è iniziata nel 1995, anno in cui è stato eletto consigliere comunale a Riese Pio X nelle file della Lega Nord. Assunto poi l'incarico di assessore nel 2004, viene eletto sindaco di Riese, riconfermato poi nel 2009. Dal 2004 è stato anche vicepresidente vicario della CONORD, la Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord, e nello stesso anno è diventato anche presidente della Fondazione Giuseppe Sarto. Un male incurabile lo ha strappato quindi alla sua famiglia e alla sua comunità. Stanno arrivando le prime note di cordoglio, tutti ne sottolineano l'impegno, l'onestà e la grande esperienza amministrativa. E oggi c'è stata anche tanta cronaca, la nostra diretta è iniziata con un incendio che si è sviluppato a Padova nella mattinata, scoppiato intorno alle oggi in via Tiziano Aspetti 45 sul tetto di una palazzina dove abitano una trentina di immigrati. È stata bloccata anche la circolazione, quella del tram all'altezza del cinema Astra. Per agevolare l'intervento dei pompieri, quindi, è stata bloccata anche la zona tra via Tullio Lombardo e via Giovanni da Gaibana. Va detto che non ci sono stati feriti gravi, non ci sono stati quindi danni a persone, ma al momento la struttura, comunicano i vigili del fuoco, è inagibile. C'è stato poi un incidente sul lavoro attorno alle 8.30 sempre di questa mattina in via Collalto a Maser, dove a restare ferito è stato un operatore di Contarina che era impegnato nello svuotamento di alcuni bidoncini. Improvvisamente il mezzo si è messo in movimento e ha investito il malcapitato, che ha tentato di scansarsi inutilmente. Sul posto è arrivato il SUEMA 118 con elicottero, ambulanza e automedica. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta anche la polizia locale. Ovviamente, trattandosi di un incidente sul lavoro, anche lo SPISAL. C'è stata una tragedia a Caorle stamattina, poco prima delle 10, nella zona della Brussa, in un parcheggio dove un uomo di 59 anni friulano ha accusato un malore ed è morto tra le braccia del cognato. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Poi oggi c'è stata anche un'importante operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che ha tratto in arresto due coniugi per una serie di fallimenti per bancarotta, per un'evasione parliamo totale di 900.000 euro. Siamo davvero alle battute conclusive, vi ricordo che non ci sono ancora notizie sul fronte romano, oggi Zaia da Mattarella per parlare di Olimpiadi, si attendono anche delle comunicazioni importanti sul fronte della CC di Mel, Zaia che domani sarà a Verona Fiere alle 11 per inaugurare Motorbike Expo 2021, la prima fiera che si tiene in Italia dopo quasi un anno e mezzo di stop, perché di fatto le fiere, come sapete, erano state bloccate. E poi alle 13 il governatore sarà all'ospedale San Bortolo di Vicenza per inaugurare
inaugurare la nuova sede del SUEM 118 provinciale, attivato nella nuova sede dell'ex seminario. Tutti gli aggiornamenti, ovviamente, a partire dalle 18.30 con il telegiornale regionale, alle 19 Venezia, 19.30 Treviso e Belluno. Ringrazio dalla regia Italo Morao e Simone Merlo. A noi ci rivediamo quindi alle 18.30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.